E benvenuti e bentornati in Salve ragazzi, Viva! ben ritrovati su Intail. Dove sono i livelli del microfono? Sono di qua, li vuoi Ah, vedere anche ok, tu? sì, no, perché così ho almeno una mezza idea di... Allora, Fateci sapere. Allora, oggi abbiamo un dov'è piccolo problema Bruno? tecnico strano, perché da quando abbiamo iniziato questa settimana non abbiamo avuto mai problemi tecnici. Perché ci sono Va. io! E abbiamo un solo microfono. Fateci sapere se ci si sente bene o Eh no, anche perché non possiamo Anche perché non migliorare. possiamo fare Per il niente. momento dovrete farvi andare bene la situazione contingente. E così è. Esattamente. È un Intanto, sacco buon weekend. Ragazzi, bello. come state? Io ho bisogno tipo di un giornino per fermarmi un attimo Ah, non perché c'è. non c'è, esatto. È stata una settimana abbastanza frenetica che non finisce, non è ancora finita. Non ho frenetica in quel senso, è un No, frenetica. allora, forse ho capito perché frenetica. No, allora, chiariamo subito. No, raga, allora, per chi non lo sapesse, io ho doppiato Miles Morales nel videogioco di Spider-Man per PlayStation 4. Adesso è uscito il trailer di Spider-Man Miles Morales, quindi un capitolo eventualmente completamente incentrato su Miles. Ma no, io non sono ancora stato contattato, non so nulla. No, cioè, cavolo, ieri ho visto l'anteprima proprio di Miles Morales e mi sono detto, porca miseria, se tocca a Gian. Io spero che mi ricontattino. Appena io avrò informazioni ve le darò, ma per ora io non so assolutamente niente, purtroppo. Quindi incrocio le dita, perché ovviamente che non mi riconfermano, cioè pianto un casino. Pianto un casino se non mi Allora, questa è la Metti che cla- chiamano un altro. Esatto, questa è la classica situazione del non succede, Ma ma se succede. succede, porca miseria. Grazie Tommy, grazie per il ride. Bella Ah, Tommy! grande Tommy, salutiamo Tommy che ci segue Segue sempre sempre. da casa. Ormai è un meme, ormai. Ma nel Esatto. frattempo abbiamo ricevuto un pochino di abbonamenti, in realtà uno solo nel frattempo, Ah. Pulpez91 o 91, che appunto fa un abbonamento, è il terzo mese che lo fa, quindi. Beh, un applauso. Allora, io vi ricordo che potete riscattare con i punti canali, vabbè, a parte il UE, che a me sta un po' sul cazzo, però lo teniamo perché piace a tutti, oppure un disegno. Un disegno, Eh anzi, sì, ben tre disegni cumulativi, quindi se il primo dirà, ecco, un subito, uè, Airwolf subito, uno, uè, due, tre, uè. uè. Ecco, dicevo, potete riscattare un disegno, sono qui con una bella lavagna attaccata con lo sputo, speriamo non cada durante la Infatti diretta. io, come ho già detto, ho puntato 20 euro sulla sua caduta durante le Allora, c'è già appunto The Jack che ha chiesto live. Abbiamo Mungo, già. cosplayer di un procione. Sì. Con un Keyblade insieme a Giulia con Con Yu. you. Quindi, Minchia! però la domanda è: ma Bugo, il musicista o il cane? No, il Il cane. Cioè, cane, quando si figurati. parla di Bugo sul nostro canale è È il sempre cane. il Sì, cane. Non ho ok. capito Allora, mi hanno cosa. richiesto un Bugo vestito da procione, quindi immagino tipo il Kogurumi là, Kogurumi, Kigurumi, come cazzo si chiama, con il Keyblade. Quindi devo farlo con la zampa che tiene il Keyblade Sora. di Sora, insieme a Giulia con Yu. Quindi Giulia con Yu è un po' al limite perché chiederne due, però... Aspetta, io sono sopra Bugo, sto cavalcando Lo decide Bugo lui. o sto... Allora, no, ma io lo decido io, però chiedo a Giulia una Sì, preferenza. Vuoi cavalcare Bugo? ma in effetti Sì. potrebbe cavalcare Bugo e lei avere il Keyblade in mano. Esatto, io cavalco Bugo vestito da procione con il Keyblade in mano con sopra Yu. Oh! Mettiti al lavoro, schiavo! È E lascia spazio anche per i Ah, e poi donatori. ecco, ricordo anche, Se adesso vedrete dovessero. il mio popò, che qui abbiamo anche la parte con i donatori, quindi se arrivano donatori... cazzo, mi devo togliere le scarpe anche, ma ci avrò la merda Chiedi sotto, in chat. cammino Scusa, scalzo tutto il giorno. tu vuoi salire con le scarpe sul No, divano? sto Cioè, così. stai dicendo Va che bene. sono più sporchi i tuoi piedi che le scarpe? Assolutamente sì. Fantastico. Però se vuoi puoi pulirmeli con la Sei mochina. un antico membro della tribù di Guarda, Neri. potresti farlo da solo. Non No. vedo perché dovrei essere io a No, farlo. ok, ma dici per i top tu. donator potremmo anche Per i pensare. top, allora, se arriva una Foto di piedi donazione, di Simone. 200 euro foto piedi di il top Simone. donator viene qua e pulisce i piedi a Vabbè, Simone. poi ci. No, Oh, no, forse forse questo questo è non un po' è troppo. esatto. Non lamentiamoci se ci danno dei money grabber, ragazzi. Vabbè, Ok.
No, perché comunque ne approfitto per dire una cosina. Ieri ho visto la live che avete fatto ieri su Sanguinorum, grazie per tutti i bei complimentini. Ma aggiungo una cosa, ragazzi, i post su Instagram che stiamo facendo riguardanti i fascicoli dell'Inquisizione, non tutte sono informazioni che veramente l'Inquisizione ha. È un po' metanarrativo, perché serve molto più per dare a voi delle informazioni. Ve ne renderete conto quando uscirà il fascicolo su Soter Melipnos, che non sono veramente le informazioni che ha l'Inquisizione nella mia trama. Semplicemente abbiamo voluto fare questa cosa in una maniera molto carina per dare un certo senso narrativo, ma va oltre, ci sono informazioni che in realtà l'Inquisizione non ha. Quindi non tutto è oro quello che luccica. Non tutto è Giulia ciò che è tinto di rosso. Cosa cazzo stai dicendo? Guarda, tu disegna, schiavo. È bellissimo. Ma non ha fatto niente ancora. Lo so, ma non so neanche da dove stia partendo, ma è già bellissimo. Il mio disegno qui è finito. Ma non hai fatto niente. No, allora, la mia paura è che finiranno i pennarelli molto presto. Dovremmo ricordare. Vabbè, prenderemo altri pennarelli. Uno stock da 30 pennarelli, perché... Fai anche i colori dopo, scusa. Allora, prima faccio il nero. Ma non mi pirlo adesso. No, mi viene. Io purtroppo, ragazzi, funziona al contrario. Lo lascio proprio. Non riesco ad andare avanti se non vedo le cose complete. Poi, pian piano, metteremo anche una telecamera dedicata proprio a questa cosa. Una telecamerina vicina, una GoProina, e ci lavoriamo un po', eh. Faremo il donation goal, dai. Troppi goal qua, ragazzi. Comunque, nel frattempo, abbiamo un bellissimo Becchiovic che ha riscattato. Ha sottoscritto l'abbonamento appunto livello 1 per il secondo mese, 4 anni di fa, cambio, così almeno mi si vede un po' che parlo, se no si sente la mia voce, tipo appunto il comitato di fatti vostri o nostri, non me lo ricordo. I fatti vostri. Ma leggiamo un po' in chat allora. Simo Piedini, vedo che chiedono. Donation goal, €200 e vi faccio vedere i piedi. Solo il pensiero del disegno è bellissimo, quindi si fidano già del pensiero del disegno, grande. Guarda, se Simone non fosse su un divano, su un letto, potrebbe sembrare tipo una Suicide Girl, una modella. Sì, effettivamente sì. Ragazzi, io avevo fatto la domanda per diventare una Suicide Girl, purtroppo non è stata approvata. Ti manca un po' il concetto di girl? È vero? Perché tatuaggi ce li hai, non tanti come non una Suicide Girl, ma ce li hai. Vabbè, ci arriveremo, date tempo al tempo, ragazzi. Diamo tempo al tempo. Delle calze avrete a casa, in caso ripasso? Giulia. Secondo me potremmo fare tipo la sfida quanti dei miei vestiti stanno a te, quanti dei tuoi vestiti stanno a me e a chi starebbero meglio. Perché credo che io e te a livello di taglia di maglietta siamo lì. Cioè, già quello potremmo andare a tirarti dalla mia maglietta. Faremo questo contest effettivamente, mi sembra... Anche secondo me. Mi sembra... Prossimo gol. Crossplay, sì, quando c'è il... Prossimo cosplay, crossdressing con Gian e con i miei vestiti. Quindi tu fai il cosplay di Gian e Gian fa i vestiti, ovviamente. Beh, no, certo. Simo, puoi twerkare mentre disegni? Chiedo, aspetta, non si vede? Ma guarda che Simo sa twerkare. Sì, vai, schiaffa! No, poi ci bando. Vai. Il contatto! La mucchina subito! Sta di là, sul Kallaxan. Che poi non è il COVID il problema, è il culo di Simone. Scusa, si è dovuto lavare le mani con l'acido. Ma dai! Io odio. Comunque, guarda che twerkare non è una skill da. No, ma infatti, complimenti. Ma perché ho skill inutili? Sì, ma tu quando hai creato la tua scheda personaggio alla nascita? Hai messo un po' a caso le skill. Sì, attività random. Esatto. No, ha spiegato quella del vicino, ma non ha capito qual è. Era in inglese quella del vicino, quindi non l'ha capita, giustamente. Ciao a tutti, complimenti per l'ultima sessione di Augusto Sanguinolo. Grazie. Meritati i complimenti. Mi sono divertito molto. Soter era un PNG che non vedevo l'ora di fare. Ho passato una settimana a cercare la voce di Soter e è stato molto molto bello. Sì, io avevo paura che addormentassi comunque. No, serviva a me per entrare nel mood. E spero nessuno sia rimasto troppo inquietato dal fatto che tiravo gli occhiali indietro. Ma no. Io ho visto proprio quella scena. Ho visto esattamente quella scena. Stavo montando. Ho sentito che hai visto proprio questa scena qua. Esatto, e ho fatto Secondo me tu ti sei allenato per farla. No, cioè... il tirare gli occhiali indietro ho cominciato a esercitarmi a farlo quando avevo 12 anni, quando guardavo il wrestling. E c'è Undertaker, certo.
Grande. E quindi da lì mi sono esercitato a farlo. Vedi, anche io mi esercito incazzate che, meno male. Che forse un giorno serviranno a qualcosa. Non so o forse no. O forse no, o forse no. Chi lo sa, chi lo sa. E Giulia, che ne pensa della sessione di giovedì? Tu l'hai vista? No, purtroppo lavoravo. Ah, cioè, purtroppo. Però bene. Cazzo, devo recuperare anche quella prima. La 3. Devo recuperare sia la 3 che la 4. La 3. Guardi la 3. Sei fantastico, Gian. Grazie. Ma quanti complimenti gratuiti al nostro bellissimo Gian Andrea. Però ho visto che sono apparsi dei personaggi mica lì. Mm. Sì, è comparsa Miranda. Sì. E poi è comparso Soter, che carino. Io non definirei Soter carino. Vabbè, ma dipende dai punti di vista. No, è quello in No, Soter è... No, Cupido sì. Cupido, okay. È comparso Cupido, è comparso Giacomo. Di Cupido, bellissimo lui. Che dovrebbe essere il contrario, sì, però. Cupido dovrebbe essere. Cioè, è il mio PNG preferito. Ma perché tu. Lo immaginiamo che Cupido avrebbe. Invece io sono più su Soter. Allora, Soter è questo vecchio con le unghie lunghissime, schifose. Ah, la barba lunghissima. I capelli bianchi lunghissimi. Che è un po' ispirato all'imperatore Dornkirk dei Ceri del Scaflone. Seduto, tutto così, con gli occhi completamente bianchi e il cranio scarnificato. Ah, ok, ho capito. Preferisco Cupido, best. Cupido mi piace Cupido, il sire Giacomo, di... il sire di Gabbo. Giulia si sente bassissima, dai un po' di carica. E il sire di cosa? Di Mario. Di Mario. Valerio, Valerio è un po' Howard Stark, un po' Thomas Wayne. Fico. E lui è proprio Ventru. Ah, e poi ti devo dire una cosa, per quando ci sarà eventualmente Luca, la puntata finale di Sangue in Oro. Voglio fare una cosa particolare. Beh, fammelo sapere, ti la gestiamo. Vabbè. Come abbiamo fatto anche il codino con Anime Selvagge, che era un segreto, era un segreto fra me e me. Devo mettere in posa, Simo? No, tranquilla. Aspetta, vediamo un po' come sta andando. Sì, non so se l'hai visto. Si vede poco perché sei davanti, ma ci sta, eh. Vabbè, c'è la surprise, ma da fiacca. Ma da fiacca. Che non so se hai visto, per dire, lui ha disegnato me. Madonna, quanti meme che ho visto con sta cosa. Preferisci la mano in alto o... No, sei... no, tranquilla, cioè, ti immagino bene. Perché ogni cosa che dico suona male. Sì, bravissimo, no. Il vecchio Tremer ha toccato traumi di infanzia con il ratto decrepito e terribile di Brisby, il segreto del Nim. Sì, fa parte, diciamo, della mia banca dati, il vecchio di Brisby. Non è quello che mi sono ispirato quando volevo fare Soter, però sì, ci sta tantissimo. Brisby è il segreto del Nim. Tanta roba. No, appunto... Devo prendere qualcosa in mano? No, va bene così. Presto, tiriamo fuori una Keyblade. Non ce l'abbiamo. Sara, portala qui. Sara c'è una Keyblade. Ma forse anche Gabriel ne ha una di Keyblade. No, Gabriel credo che abbia solo una spada laser. Ma quello che però mi aspettavo di vedere una live sua che tirava fuori una Keyblade. Forse, o magari me lo sono sognato io. Quel cartone è una fabbrica di traumi infantili. Sì, Brisbane Segreto del Nim, tantissimo. Allora, io sto cercando, ragazzi, sto cercando di zoomare il più possibile con i miei occhi sulla chat. Se no leggo io, No, se no la apro direttamente dal mio cellulare. Tanto un po' di gente è arrivata adesso, sta salutando. Per chi non fosse aggiornato su quello che è successo ed è arrivato solo adesso, hanno riscattato il Draw My Dream con Bugo cosplayer di un procione, un Keyblade e Giulia con Yu, chi non l'avesse capito. E Simone giustamente si è subito messo al lavoro. Ah sì, ragazzi. Subitissimo. Non vedevo l'ora. Però sono un po' offeso che nessuno ha ancora detto disegna Luca. No, però è arrivato... Perché la lavagna non è abbastanza grande. Però... papà! Nelle storie di Instagram... siamo stati taggati da un ragazzo che adesso, cavolo, non mi ricordo il nome, ma ve lo dico subito, perché sta facendo una marea di disegni con questo stile molto, molto simple, molto minimal. Ah sì, l'ho visto, perché mi ha taggato. Esatto, in onore della tua futura campagna che hai ormai annunciato nella precedente puntata di Sangue in Oro. Esatto. A tema Star Wars ed è molto carina, eccolo qua. Io l'ho visto, devi farla vedere a loro. Come faccio? Guardate, ecco, zoomate. Seguite Instagram, seguite Intel su Instagram. Esattamente. Così vedete anche voi le fan art. Anzi, dobbiamo cominciare a pensare all'hashtag anche per le fan art di Star Wars. È così.
Dovremmo pensarci. Dovremmo pensarci. Ma un Soter Civi chi lo fa? Io più che un Soter Civi voglio vedere il Soter Furry. No. Beh, sì, sì, sì. Il Soter Buffo tutto lungo, tipo Brisbane, segnate lì. Hai visto che bella lei in magazzella? Ma mettimi la mascherina. Sì, 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 no. Ma poi mi sono andato a guardarmele meglio. Veramente molto, molto belle. Sono venute veramente molto bene. Per Luca non serve una lavagna grande, ma una grande lavagna. Oh, presto, promuoviamolo, moderatore. Esatto, gli occhi così proprio. Facciamo un moderatore quest'uomo, gratis. Ma il rinoceronte farà qualcosa con voi? Il rinoceronte è quello di Orgoglio Nerd? Adesso niente da dire, stamattina è stato qua, effettivamente. Sì, è... Ah, è stato qua? Sì, evidentemente ha postato la foto, gli abbiamo fatto una foto su questo divano. Dove non sapevo esatto. Un cazzo io. Chi è? Il rinoceronte è un... È un articolista e opinionista. Sì, lui è scrittore, ha scritto vari libri game, eccetera, sceneggiatore. Ce l'abbiamo anche qua. Sì, sì. Uno ce l'abbiamo anche qua, che me l'ha regalato... Ho capito, capito. Che me l'ha regalato Mario, che è il Barbaro Grigio. Che infatti è un libro game che poi in futuro porterò. Che Sara ha portato molti dei suoi libri su questo libro qua. E chi lo sa? Pieno di chiappe! La domanda è giusta, corretta, ma chi lo sa? Non sei lì. Lo so, ma io lo faccio comunque. Sciogli i capelli. Giulia! Sciogli i tuoi capelli! Sciogli i tuoi capelli, oh bambola. L'ho inventata? Non esiste. Dai, per una presto mettiamo la sua SIAE subitissimo. Subito su Spotify. Sì. Grazie Bookmon. Grazie Bookmon per il sub del terzo mese. E anche Entropia, credo si legga, che si è sottoscritto l'abbonamento 2 mesi con Prime. Ma l'avete visto quel pazzo che si è tatuato il lupo delle bimbe? Sì! 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 Sono impazzito! Com'è che si chiama? È Sciacco, ragazzi! È uno dei nostri top donator. L'ho visto anch'io stamattina. Cazzo, ero lì con Chiara e ho detto: ma questo è pazzo! Ma il pazzo giusto! Questo è un pazzo, ma è troppo carino, madonna, bellissimo! Per fortuna che le nostre grafiche sono sempre gradevoli. Esatto! Certo, se no. Beh, ringraziamo la nostra fantastica Maria Sole che ha realizzato il logo delle bestie di Jaguadon. E sì, anche il logo di Augusta Sanguinorum. Esatto. Quindi vuol dire che il prossimo tatuaggio di Sciacco sarà Mola Antoneliana. No, sarà Mola Antoneliana però. È in posizione, il puntato sta andando avanti. Non è leviosa, è leviosa. Mi è arrivato forse, ci è arrivato forse il nutrimento. Il mio Happy Meal. Ho preso un Happy Meal perché non ho molta fame. Un Happy Meal, per favore. Sì, arriva subito. Già Sciacco dice minchia tutta la schiena, sì. Grande, grandissimo. Cioè ti sei fatto, Sciacco, un tatuaggio a tema in tail. Prima tu di me, porca miseria. Devo recuperare. Ma è bellissimo, cioè sono bellissima. Ma tu sei bellissima. Sì, magari. Magnifica la sessione di Sanguinorum, sia per la qualità della giocata da parte dei player e del master, ma anche da parte della regia che devo ancora vederla sbagliare. Sì, in questa sessione in particolare è riuscita a piazzare le musiche nei momenti giusti. In particolare quando Matt ha fatto il critico caotico, ha piazzato esattamente quella canzone di Trigun che volevo. Che... Non vi preoccupate, quando arriverò io a fare la regia ci saranno tanti errori. Ma questa Sanguinorum mi sta piacendo molto, super complimenti a Gianni e anche a Luca per la regia. Grazie, ma anche grazie ai giocatori, perché comunque secondo me una giocata vale tanto quanto il master quanto i giocatori, perché un master può essere il più bravo del mondo, ma se i giocatori non colgono il mood, le giocate, non colgono il momento, tutto quanto può andare in bacca. Per dire, mio fratello è abbastanza un bravo dungeon master, ma ogni tanto si trova a giocare con giocatori un po' me che impoveriscono tutto, purtroppo. Beh, ce l'hai già quasi fatta. Ma sì, è bellissimo. Ci sono quasi, ci sono quasi. Manca solo il Creeper Aid. E io. Caro Simone, ti decidi a far fare a Luca una sigla decente per il TG Robo o devo intervenire io? Sì, ci stiamo ragionando. Ragazzi, vabbè, adesso abbiamo fatto un notevole level up su tutte le cose che stiamo facendo, quindi anche le live. Il mio Happy Meal! Siamo solo orsi! Con gli orsi! Sai che ho visto un turno di doppiaggio di sta roba quando ero a Roma? Lo fanno giù a Roma? È un cartone con 3 orsi. È bellino! Il panda lo doppia... il doppiatore di Carletto, il principe dei mostri. No! Si chiama. All'odoro! Con in direzione, non mi ricordo chi c'era. Sentirete un po' di rumore di cartoncino che si apre. Scraff. Vuoi un chicken burger? Un chicken burger? Sì, è il cotoletto e ho preso un burger. Ne ho presi 2. Il mio Actimel! È chiuso. Actimel? La tua acqua! La mia acqua! Questa è la mia corta.
Salviette. Salvini. No. A caso. Cosa c'entra? Ho detto salviette, non volevo so. Volevo darvi fastidio. Non voglio e ci sei riuscito. Allora. Posso togliermi la mascherina per parlare con una signora? Eh no. No, allora. Che discorsi sono? Sono 1.5 meters. Errore di sistema. Il video di che hanno fatto versione Inside Out mi fa morire, l'ho riguardato anche stamattina. Non entriamo in politica, ragazzi. Non è politica, questo è il meme. Vabbè. Allora, se non ci sta Yusuf Keyblade, lo metti sulla testa del procione che fa. Via, vai! Allora, finisco il Keyblade e poi ti finisco. E poi, sta... ragazzi, ho un libro da leggere a tutti quanti voi. Bello! Lancio. Io ce l'ho giù, l'amore. Bello! Se lo vuoi, mangia pure. Grazie. Se lo vuoi, mangia pure. Nel frattempo, mi alimento anch'io. Mangio sburgerino. Certo, salutiamo McDonald's, che ci segue sempre da casa, e che insistiamo propositamente perché magari ci posso fare anche da sponsor. Io ti ascolti. McDonald's come sponsor, io potrei diventare ancora più grasso. Io potrei continuare la mia dieta. È vero, la tua dieta basata sul cibo... semi spazzatura, però l'ho preso col pollo, ragazzi, quindi non fa ingrassare il pollo, vero? No. Specialmente quello fritto. Buono il fritto. Dicono che fame, ragazzi, voi siete a casa, non potete mangiare. Esatto. Poi siamo in studio. Comunque io lo dico, Gabbo mi ha definitivamente rubato il cuore e sbriciolato l'eterosessualità. Happy Pride Month. Gabbo, se solo io o lui o entrambi fossimo gay, o lui fosse donna o io fossi donna, più probabile che io passi per donna piuttosto che Gabbo, però io avrei risolto tutti i miei problemi sentimentali e di vita. Cioè, raga, quanto cazzo è bello Gabbo, quanto è la persona più bella di questo mondo. È diventato bestus bando nel giro di niente, praticamente è diventato bestus bando, sta superando le classifiche, persino Andros sta perdendo punti. Ma perché Gabbo è Gabbo, raga. Si può fare molto, purtroppo. Comunque chiedono, appunto, nell'Happy Meal le statuette dei personaggi di Luxastra. Mi sembra fattibile, no? Secondo me. Nell'Happy Meal i personaggi di Luxastra. Beh, o i libretti illustrati di Luxastra. Anche, perché no? Ragazzi, scrivete voi al posto nostro a McDonald's. Fatemi sentire, secondo me è possibile. Gian e Rusty di Ocean's Eleven, mi stai dando del Brad Pitt, cioè è un complimento non indifferente, perché Brad Pitt in Ocean's Eleven mangiava un casino, in ogni scena che poteva mangiava. Non me lo metto, non sono né bello né figicato né bravo come Brad Pitt, però l'ho preso. Il buon Nick chiede se ci sarà il Gabboverse. Non credo. Cosa sarà il Gabboverse? Siccome esiste l'Androsverse, che è l'universo di Andros. È l'universo narrativo, però. Certo. Chiedono se ci sarà anche... un altro universo? Beh sì, chiaramente. Chiaramente in un altro universo, e quindi si chiedono se ci sarà anche il Gabboverse. Ma sentire Gabbo. Ci sia il Gabboverse. Anche la volta che cadi di lì dopo un rutto, chiariremo tutti tantissimo. No, mi sono tenuto. Grazie Giuli, grazie per il sub. Non tu. Ma che belle le musiche di The Sims, quanto sono belle. Chiedono in chat, dov'è Rob? Allora ragazzi, per quanto riguarda il TG Rob, stiamo preparando la sigla e presto ritornerà nelle schedule. Quindi questa è la prima settimana che facciamo qui di live nello studio. Quindi avete notato che ci sono state delle piccole variazioni, non abbiamo fatto neanche l'esibizione bardica questa settimana. Vediamo se riusciamo da settimana prossima a ritornare nei ranghi. Però intanto dai. Che fine ha fatto Roberto Ortu? Dove Roberto Ortu? Roberto Ortu, chi mai dirlo saprà? È in Laponia, forse in Patagonia, e in Perù o in Timbuktu, non lo sai neanche tu. Figlio di tua madre. No, perché poi parte il dio Cancan. Esatto. Comunque, se volete tanto il TG Rob, io vi invito a mandare anche nell'hashtag TGRob24 un po' di notizie che vorreste vedere appunto nella prossima edizione. Io gliele mando a Rob su WhatsApp le notizie che voglio vedere. Dategli una mano. Io gliele mando, poi lui mi fa grazie, però poi non vedo il TG Rob. Grazie Iron, grazie per il sub per il sesto mese. Il Gabboverse esiste, si sta solo espandendo, la procionaia è al lavoro. Perché il simbolo di Gabbo è un procione. È bellissimo, tra l'altro, il suo logo. E l'ha fatto Nick? Sì. Un sacco bello.
Mandate un SMS al numero 499-6969 con scritto TG Rob, sì. E ottenete questa simpatica suoneria. Ma Luca masterava già nel pancione. Avevi già i manuali della red box di D&D? Non lo so, devo chiedere a mia madre. Aveva anche già la barba quando è nato. Quello sì. Ha segnato con la barba. Che cazzo di salsa mettono qua dentro? Ho sbagliato. Come hai sbagliato? Beh sì, volevo fare un grigio, ma non, perché non ho il grigio, però sto rovinando il disegno, quindi devo cancellare. Non puoi simulare il grigio con oh, un no, pochino Toby di... Oh no, Toby non aveva capito che fossimo in studio. Com'è? Ma siamo in studio da una settimana, Tommy. Tommy, ma vieni. Ho mandato un vocale anche ieri nel gruppo di Integri, ragazzi, venite quando volete, siamo in studio tutti i giorni. Cioè, questo è un luogo di lavoro. Beh, effettivamente non sapevo, l'avevo specificato anch'io. Ho cambiato telefono e quindi adesso devo riutilizzare tutte le mie solite emote. Nick corregge, no, il logo è di Lele, io ho fatto le emote. Nick dice che il logo è di Lele, io ho fatto le emote. Ah, è vero, il logo di Lele Chan. Le emoti le ha fatte Nick. Scusa, Lele. Scusa, Lele. Errore mio. Phoenix, grazie per il sub per il terzo mese. Benvenuto tra i membri dello Squadrone della Morte. No, non è il mio canale, scusate. Vecchia abitudine. Buongiorno a tutti. L'altro giorno, durante la presentazione PlayStation 5, quali sono stati i titoli che vi hanno intrigato di più? Io sto pregando ogni divinità per poter giocare il nuovo Spider-Man con il buon segno in sottofondo, perché sarebbe un sogno. Incrocio fortissimo le dita per te. Grazie, Marti. Io mi sono preso benissimo quando ho visto il trailer di Goodbye Volcano High, che è quello lì in cartone animato con i dinosauri. È un Furry Strange, praticamente. Non l'ho visto. E praticamente credo sia un dramma liceale, però tutto quanto in 2D disegnato, come se fosse un cartone, dove però il logo si vede un meteorite e sono tutti dinosauri, quindi probabilmente è una storia in cui tu dovrai interagire, ma poi arriva il meteorite che fa estinguere i dinosauri. Che cosa triste! Però sembra intrigantissimo, mi piace un sacco. E anche Keno, una specie di Pikmin per PlayStation 5, dove usi questa tizia che comanda questi esserini neri che con i viti sotteli. Ah no, quello ho capito qual è. No, tra tutti i trailer che ho visto, quello che mi ha intrigato di più, nonostante la grafica fisima, eccetera. Mi ricorda qualcosa, ma non mi ricordo cosa. Sembra un po' il sorriso di quella lì di Disincanto. Sì. Disincanto, ecco! È vero. Quello che mi ha intrigato di più fra tutti i trailer che ho visto è stato quello che fonde un po' Breath of the Wild con Monster Hunter. Un po' comico. Quello lì che è il tizio con gli occhi a palla che va in giro a cacciare i mostri, invece, e nel frattempo c'è il vecchio, probabilmente l'ha assunto. Io vorrei capirne di più. Anche uno mi ha intrigato di più di tutti i giochi. Allora, in realtà, quello che mi aveva intrigato di più, perché si vedeva il villaggio, i mostri, i licantropi, eccetera, e poi Resident Evil. Oh no, Io sono rimasto malissimo. Appena è stato da fuori la scritta, ho azzeccato Resident Evil 8. Cioè, io ho visto 8, ho detto, ma un gioco che si chiama con 8, Village, poi sotto Resident Evil ho perso ogni speranza. Senza offesa per chi adora Resident Evil, ovviamente, perché Resident Evil per me è stata una saga molto bella. Però a un certo punto è andato un po' per la tangente, colpa anche dei film che a un certo punto sono andati... Allora, il primo era decente, il secondo era carino, dal terzo in poi è tutto merda. E lì io ho perso ogni speranza in generale nei format con gli zombie. Non sono più riuscito a seguirli, ma anche Walking Beh, Dead. I remake di Resident Evil li hai provati? Quali? I remake di Resident Evil, perché Resident Evil Remake 2 è molto carino. Ma prima o poi li proverò, sì, perché il 2 comunque ce l'avevo all'epoca e sì, è però... È molto bello il remake di Resident Evil 2. Quello del 3 lo sentivo tante lamentele, non l'ho ancora giocato, lo devo portare in live per la Persona 5. È bellissimo. Abbiamo finito il disegno? Abbiamo finito il disegno. Il disegno. Ho fatto una piccola variante, però, perché sennò io non c'entrava. Allora, facciamo così: faccio la storia come di consueto. Faccio la storia su Instagram e la pubblico appunto in Tale Official, ragazzi. Così potete vederlo. Sì, perché effettivamente da distante dobbiamo trovare un modo per zoomare. Metteremo una telecamerina. Demon Souls, raga, a me non me ne frega un cazzo della Soul Saga, ma sono contento per tutti voi che aspettavate Demon Souls. Cioè, il fatto che un gioco a me non interessa non vuol dire che non debba essere contento per chi ne è contento. Cioè, è come se io vedessi il trailer di Dragon Age 4. Magari un sacco di voi non frega un cazzo di Dragon Age 4, ma io sarei a farmi le seghe sotto al tavolo. Ma anche sopra. Dovunque. Sopra, sotto e di lato.
Nel frattempo Phoenix RFA un abbonamento, grazie mille per il sub, e anche Giulio Petizza, non mi ricordo se se avevi già detto, e Iron 54270, ma sono 6 perché non si era reso conto probabilmente, sì, che era 6 mesi di abbonamento. E Book Moon 8, non so se l'avevi già letto Gian. Sì, ok. Io ho letto un pochino. E Horizon 2, non ho giocato ancora il primo Horizon, quindi non ho molto. Sono contento per Martina, Ferri, la doppiatrice di Aloy, di Horizon e anche di Zelda, di Legend of Zelda Breath of the Wild, che spero anche lei venga riconfermata per Horizon 2. Dai Martina. Già felice perché noi siamo felici, Madonna ti si vuole bene. E il best bug, grazie. You come si scrive? YUU. Perfetto. Ma la domanda che ci hanno fatto è la domanda che io mi sono posto. Versione only digital o con il lettore? Allora, per quanto la only digital sia esteticamente più bella perché è molto simmetrica, io penso prenderò quella fisica perché io sono un malato del supporto fisico. Sono un feticista da quel punto di vista. Io invece mi sono reso conto con l'ultima play che ho praticamente il 90% dei giochi in digitale, quindi a sto punto... Simone? Scusa, no, mi sono perso la domanda, stavo facendo la storia su Instagram. Sono uscite le due versioni, no? Di PlayStation 5. Sì. Non hanno ancora dichiarato il prezzo ufficialmente. Ok. Ma sarà una versione only digital. Sì. Quindi puoi scaricare sugli giochi. Esatto. E una versione invece con a fianco il lettore Blu-ray 4K. Ok, beh ragazzi, a me piace avere i giochi fisici. Quindi sicuramente alcuni giochi li scarico, come ho fatto per PlayStation 4. Quelli diciamo di cui mi importa di meno, che magari li voglio solo giocare, però giochi tipo The Last of Us 2, che uscirà per PlayStation 5 o no alla fine? Fanno The Last of Us 2? No, The Last of Us 2 sarà PlayStation 4, ma tu lo potrai comunque giocare su PlayStation 5 perché sarà retrocompatibile. Ok, vabbè, comunque i titoli diciamo più importanti per me preferisco acquistarli fisici, sono abbastanza un feticista. Anch'io. Di questa cosa. Nel frattempo, le avventure nella natura dei gemelli Gelsomino. I gemelli incontrano un orso polare di Cressida Cowell. Ma che ce l'ho già quello, già letto. No, veramente. La neve luccicava abbagliante mentre il sole scintillava sul ghiaccio. I Gelsomino avevano trasformato la loro macchina del tempo in una motoslitta e avevano viaggiato non indietro nel tempo, ma molto, molto lontano, fino a raggiungere l'Antartide. L'Antartide. Prima che si sciogliesse. Faceva così freddo che il vento pungeva il naso come la puntura di un'ape. La famiglia Gelsomino era alla ricerca del più grande carnivoro terrestre del mondo, il maestoso orso polare. Possiamo chiamarti così. Tulip vide un gufo delle nevi. Asha individuò una volpe artica. Alfie addocchiò un'orca. Ma nessuno ancora aveva avvistato un orso polare. Panare, bello. Comunque li abbiamo tutti. Guardate! No, è la professoressa Penelope. Un po' più guardate! Esclamò la professoressa Penelope. Queste sono orme di orso. La professoressa Penelope si chinò per misurare le orme. Seguiamole! Disse Ted e si incamminò con gli occhi incollati al binocolo. Fai attenzione, Ted! Lo mise in guardia il professor Paolo. Gli orsi polari sono animali stupendi, ma possono essere anche molto pericolosi. Ted tornò indietro contrariato, battendo i piedi. Non vedo orsi polari qui vicino! Ted ha qualche cromosoma in più, però, eh. Vabbè, ma adesso ma è giusto perché le diversità sono importanti. La pelle nera e la loro pelliccia in realtà non è bianca, ma trasparente, spiegò Asha. In questo paesaggio innevato sembra bianca perché riflette la luce del sole. Avvistare un orso polare può rivelarsi un'impresa difficile. Ma a un tratto Ted vide davvero qualcosa. Nel bel mezzo di una distesa ghiacciata c'era un orso polare con i suoi due cuccioli. La madre se ne stava ferma immobile a fissare un buco nel ghiaccio nella speranza di catturare una foca. Non siamo un po' tutti noi? I cuccioli giocavano lì accanto, scivolando a pancia in giù sulla neve. Professoressa Penelope? Che emozione! Esclamò la professoressa Penelope. Una madre con i suoi cuccioli! Uno dei cuccioli si allontanò, correndo sul ghiaccio. La madre lo richiamò, ma l'orsetto
non le diede ascolto. Correva e correva, e poi all'improvviso si udì un fragoroso crack, seguito da un ancor più fragoroso splash. E spatapim e spatapam. L'orsetto lanciò un urlo. Il ghiaccio aveva ceduto sotto il suo peso e lui era precipitato nell'acqua gelida. Oh no! Sobbalzò la professoressa Penelope guardando nel binocolo. Quell'orsetto è molto giovane, forse non sa ancora nuotare. Ah, che fare? Mamma orsa era molto preoccupata e agitata. Sì. Questa è chiaramente l'agitazione. È l'agitazione della mamma orsa. Si precipitò verso la crepa nel ghiaccio e iniziò a chiamare il cucciolo. L'altro orsetto era così impaurito che si arrampicò sul dorso della madre, che di certo non complica la vita di questa. Asha. Dovremmo aiutare il cucciolo? Chiese Asha. Temo che non sia possibile, rispose il professor Pablo. La madre è così spaventata che potrebbe attaccarci. Esclamò la professoressa Penelope. Guardate, penso che la madre stia per dare al cucciolo la sua prima lezione di nuoto. Ed era vero. Mentre l'orsetto polare si dimenava nell'acqua cercando di mettersi al sicuro sul ghiaccio, la madre lo seguiva con lo sguardo, richiamandolo più volte. Ben presto l'orsetto smise di dimenarsi e cominciò a nuotare. E nuotando, nuotando, raggiunse il bordo del ghiaccio. L'orsetto polare si trascinò fuori dall'acqua, si scrollò e si precipitò verso la madre. Si strofinarono i nasi affettuosamente e poi orsetto, mamma e fratellino si allontanarono tutti insieme sul ghiaccio. Sospirò la professoressa Penelope mentre la famiglia Gelsomino guardava gli orsi polari scomparire in lontananza. Sono contenta che nessuno di voi sia caduto in quell'acqua gelida. Mi è venuto freddo solo a guardare quel cucciolo. Torniamo a casa. E la famiglia tornò nella sua accogliente casa di ghiaccio per la cena. Era notte nell'Antartide. Nella casa di ghiaccio i professori annotavano informazioni sulle popolazioni e sugli habitat degli orsi polari, mentre i gemelli Gelsomino si divertivano a scivolare con lo slittino giù per le colline di ghiaccio. Sì! Finché... Non Ma è una cosa ora. Pericolosissima! Sì. Finché non fu ora di andare a letto. Perché i cuccioli umani non sono poi così diversi dai cuccioli di orso. E i genitori di orso polare sono proprio come i nostri genitori, osservò Ted mentre si infilava sotto le coperte. A volte ci rimproverano, ma lo fanno solo perché vogliono proteggerci. Giusto, e vogliono anche che vi mettiate a dormire, aggiunse la professoressa Penelope spegnendo la luce. Scommetto che gli orsetti polari stanno già dormendo profondamente. E poi non dimenticate, disse il professor Pablo, che domani ci aspetta un altro incredibile viaggio e andremo alla ricerca del pene d'Ebano. Oh no! Vabbè. Comunque, tutti contenti per il pene d'Ebano. Io nel frattempo, mentre leggevi la storia del pene d'Ebano, sono riuscito a editare 5-6 episodi di Luxastra, Quindi okay. Siamo abbastanza a cavallo. Ma il fatto è che leggere una storia per bambini non puoi leggerla come magari narravo ieri, tutte le cose di sotto e quindi con un certo ritmo, devi andare piano perché i bambini devono capire e assorbire. Certo. E quindi devi parlare come parlavano in quei racconti audio di Elio e le Strie Tese, inserendovi vicendevolmente il pene nell'anima. Vicendevolmente, vorrei sapere come funziona questa cosa, però credo ma non lo descriveremo in questa live. No, credo no. Procedano a turni. Ho apprezzato molto che mentre c'è stata l'esclamazione della maestra oh no, sono arrivati una valanga di oh no con le emote di Alastor, veramente maestra oh no approved fortissimo. La colla di Frassino. Di Frassino. Di Frassino. No, Frassino è... mi piaceva allora, di più. Allora, Frassino è la versione albero del sindaco più amato di Torino. Ma non è facile. Okay. Comunque chiedono se si possa fare sempre il momento fiaba. Il momento allora, dobbiamo chiedere a McDonald's di mandarci sponsorship. Oppure libro. Devo chiedere a Chicco di prestarmi i suoi libri. Beh, guarda, io ti posso assicurare che Enrico ne ha veramente tanti di libri. Potremmo trasformarli tutti in libri game. Tutti? Beh, ad esempio, in base alle scelte, l'orso polare poteva morire. Ma non dipende da loro. Ah, vabbè, no, in effetti dicevano, se c'è vicino muore. Potevano salvare l'orso polare.
scappare, oppure no, potevi... la madre scappava e quindi il cucciolo rimaneva da solo. Ma che tristezza, vorrei un momento educativo. O magari arrivava il cacciatore cinese per le pellicce. Che cazzo ci fai a un cinese? Oppure in base ai tiri poteva sciogliersi il permafrost, come sta succedendo nella realtà. E potevano cadere i bambini, oppure la madre poteva attaccare i bambini. Esatto. Ma si attacca gli umani. Ed è educativo, perché è giusto che i bambini sappiano quanto stiamo distruggendo il pianeta. Sappiano che non puoi avvicinarti a un orso polare. Esatto. Sarebbe stato bello. Però questo è vero, perché tempo fa era venuta fuori una notizia che un bambino che aveva visto Bambi, eccetera, eccetera, è andato correndo verso un daino, un cervo, eccetera, e l'ha fatto volare via a 3 metri di distanza. Vabbè, vale. Dai, ma questa è come la storia di quando eravamo piccoli. No, non ti faccio vedere Peter Pan perché i bambini poi si lanciano dalla finestra. Ma... però non vi faccio guardare che in giro, perché poi crescete raga, violenti. Uno, esatto. Mi dispiace, sarà molto unpopular questa cosa che sto dicendo, ma siamo troppi in questo pianeta e questo qui è, com'è che si chiama? Selezione naturale. Hai un bambino coglione che si ammazza perché vede i Looney Tunes che si lanciano dalla finestra. Simo, è giusto che sia... fidati, qui è meglio se finiamo adesso questo discorso, perché le policy di Twitch sono molto ferme. Cambiando argomento, la mia sedia preferita è sempre Venus. La mia serie Uranus, perché era tosta e lesbica. Vabbè, all'epoca non era interessato. Il suo attacco per me era quello più cazzoso, che era la bomba d'uranio, creava sta palla di energia in mano. E poi non è che la lanciava oppure faceva tipo il disco. No, che la sbatteva per terra e sta cosa tipo una palla. La lanciava via così. L'altra bionda era Sailor Venus? No. Sì, c'era Venus. C'era Sailor Venus. Venus e Uranus. A me piaceva Uranus. L'altra bionda, Sailor Venus. Sailor Moon. No, Sailor Venus, l'altra bionda. Era ancora vestita in arancione con l'altro micio. Brava. Doppiato da Pietro Baldi. Sì, Perché aveva il micio doppiato da Pietro Baldi e poi era vestita di arancione, quindi io sapete che l'arancione è il mio colore preferito, quindi... Il mio è il verde. E Sailor Neptune era intrigante. Sì. Però Sailor Uranus. Stiamo tutti aspettando te. Tutti! Tutte! Ma povera Sailor Jupiter! Jupiter era forse l'unica che mi dava un po' di vibe. Sì, era un po' quella maschiaccio, no? Però in realtà mi piace cucinare, mi piace vestirmi da ragazza. E la faceva la Ken Jenny, giusto, nel nostro fandato. E io facevo The Fright. Fiumi di balsamo scorrono per i 7 regni. E tu che c'eri? Tu non dire niente. Non diciamo niente. Non aggiungiamo cose. Comunque se però mi stavano sulle palle tutte, te lo giuro. Le due lesbiche erano carinissime. Sì. Loro erano veramente belle. Già. Ok, allora, ho lanciato un altro argomento, ma è stato bissato abbastanza velocemente, quindi... Simone! Sì, scusate, sto cercando di cambiare l'indirizzo, perché anche io mi avete fatto venire fame, quindi sto ordinando... Ma Cristo, video. Allora potevamo ordinare tutti insieme. Hai perfettamente ragione. Cosa stai ordinando? Un bel poke con... Sì! Ragazzi, io sto in fissa con il poke. Viva i pokeball! Esatto. Con salmone, tonno e salmone. Se non ci salmone e tonno. Ce l'ho messo. Bravo. Giro vagando per il monte, i miei soldi lancerò, ed ogni pokeball così mi mangerò. Viva pokeball toste! E nutrienti? Beh, sì, nutrienti potrebbe essere buono, sì. Tutte differenti? Assolutamente. Gota catch them all. Gota eat them all. Io ci sono vicina. Voglio una... Grazie, John. Cosa? Grazie, John. È un piacere. Consigliano tostate e nutrienti. Tostate e nutrienti? Beh, non tutti i Pokéball sono... non tutti i Pokéball hanno il tostato dentro, effettivamente. Tu prendi il tostato? Ma di solito sì, sta. Non mi dispiace. Allora, vediamo un po' di... Sane e nutrienti. Tutte differenti. Esatto. Grazie, popolo dell'internet. Grazie, internet! Grazie, internet, sei il migliore! Questo era un po' più che coso, questo era... Non era Giorgio. No, infatti, era un po' tendente... Era quello di Giascoso, però era un po' tendente al Giorgio. No, se no hai fatto... Grazie, Milano! Grazie, ragazzi! Comunque, ecco. Mi è venuto in mente un'altra cosa carina che potremmo fare con i punti canali. Perché noi abbiamo... Perché abbiamo un canale. Per adesso. Vuoi prendere un altro? Già siamo pieni di roba da fare con uno. Chiedere al libro delle risposte. Potete chiedere al libro delle risposte.
fare una domanda. Che ovviamente è fuori fuoco. Avvicinalo ancora di più, vedrai. Forse così potreste vederlo. Esatto. Ad esempio, vi spiego come funziona. È molto semplice, molto molto semplice. Giulia, fammi una domanda. Simone diventerà mai intelligente? Vabbè, ma no, così difficile. Minchia, è difficilissima. No, ce l'ho, sai come possiamo usarlo? Rivedi il tuo atteggiamento. Oh! Il tuo, dipende da te la mia intelligenza. Te lo sei telefonato. Vai. No, però potremmo fare che ogni volta che noi facciamo in queste live in cui rispondiamo con un credendo vides, in realtà chiediamo a lui. Potrebbe essere interessante. Sì. Le domande a cui noi non possiamo rispondere facciamo rispondere a lui. Mi piace assai. Ha provato. Allora, riuscirò mai ad andare in Russia? Cazzo, è sconsigliabile. Ma non è vero. Non ha tutti i torti. Ma non è vero, è bellissimo come posto. No, ma non è sconsigliabile. C'è Putin. No, fermo. È sconsigliabile, vuol dire che uno di voi due, quindi o tu o la Russia, è meglio se non vi incontriate. Ok, e comunque non ha risposto perfettamente alla mia domanda. Cioè, nel senso, grazie. Ha detto che è sconsigliabile. Sì, ma non ha detto che non ci riuscirò. È vero. No, ha detto quindi che è sconsigliabile. Ma a me le cose sconsigliate piacciono. Forse ci andrai, ma io te lo sconsiglio. Ma io non ci andrei. Esatto. Cioè, è come l'Australia, nel senso, gli australiani belle persone, ma io non ci metto piedi in Australia. Il 95% delle specie animali lì mi uccide o mi fa schifo. Sì, esiste l'Australia? O no? È importante l'Australia. È vero. Dai, fammi una domanda. Ma perché sentiamo solo noi la musica e loro no? Non lo so. Questa perché è una domanda. Evidentemente il desktop non è stato selezionato. Ma prima funzionava. Vai lì. Puoi vedere che tipo selezionato un microfono. Ah, ok, hanno fatto una domanda. Che è molto importante. Riuscirà in Tail ad avere Jerry Scotti? Riuscirà in Tail ad avere Jerry Scotti? Sconsigliabile. No, perché è sconsigliabile? Ma come? Era la Russia. D'accordo. Qualsiasi cosa tu faccia durerà a lungo. Ma Jerry Scotti? Jerry Scotti. No, non hai fatto la domanda, non vale. Giulia, fammi una domanda. Non lo so. Tipo. Simo, fai una domanda. Riuscirà Han a sconfiggere Malagrad tutto da solo? Che specifica. Cerca sempre di migliorare. Che non l'ha escluso comunque. Non l'ha escluso. Se migliorerai, se migliorerai, potrebbe essere più potente e migliore. Chi lo sa? Chi lo sa, Luca? Vuoi farmi una domanda? Non so che domanda fare, sinceramente. Riuscirà Gian a ospitare Pannofino? Io ospite non è di lupo solitario? Intanto io penso alla domanda. Non sarai deluso. Bella! Oh, grande! Bella. Guarda, se raggiungo Pannofino sarebbe bellissimo. Io non vengo. Allora, aspetta, c'è Wolfer Cerbero che ci dice: buon salve, signori. Probabilmente la domanda che sto per fare ve l'hanno già fatta e chiedo venia per l'off topic. Luxastra continuerà ad avere la preview su YouTube mentre il pre e post su Twitch? O sì. Avete intenzione di modificare questo iter che usavate in passato? Una domanda molto interessante. Sì, infatti non ti preoccupare, Wolfer. Che non avevamo ancora risposto, perché nessuno ancora ci aveva pensato. Credo. Esatto. Allora, quando arriverà il momento di Luxastra, sposteremo, cioè il giovedì R tornerà ad essere il giorno di Luxastra. Mentre questo non significa che non faremo più campagne su Twitch, no, esatto. Sposteremo il giorno delle campagne di Twitch a un altro giorno che non combaci magari con un giorno di pubblicazione anche di YouTube o un giorno di registrazione di Luxastra, o un giorno di, esatto, quando finiamo di registrarlo. Stiamo valutando se modificare, cioè non lo stiamo valutando, lo sto valutando io e te ne devo parlare, se modificare leggermente l'orario, perché questi episodi di Luxastra, oltre ad essere di più, potrebbero essere anche più lunghi, perché al momento io sto montando, posso dire, il gruppo A, la campagna del gruppo A, che dovrò ovviamente miscelare sapientemente con il gruppo B. Certo. E solo quando avrò anche tutto quanto il resto potrò dire: ok, gli episodi dureranno in media un'ora e qualcosa, un'ora, tot minuti, 20 minuti. E in base all'orario di media, come un anime, 20 come, certo, 20 minuti, come no, una settimana, ogni settimana un episodio da 20 minuti ci ammazzano, secondo me. Beh, già solo adesso si può dire, potremmo avere, se fossero 20 minuti, decine di episodi. Minchia, già solo adesso effettivamente. E quindi in base a come andrà il montaggio in corso d'opera nell'estate, vi dirò sia quando inizieremo a pubblicare Luxastra che a che ora. E certo, si farà sia il pre che il post show.
questo Gargit e Shiran si metteranno insieme queste domande da cioè. Io queste domande da cioè. Gargit e Shiran si metteranno insieme e diventeranno canon. Fidati della tua prima impressione. Oh, ah, ma della tua o della loro prima impressione? Della prima della impressione. Della sua prima impressione. È la domanda. Però qual è la prima impressione che hanno dato Gadget e Shiran? Perché Gadget all'inizio Shiran, tipo, come trattava tutti quanti, trattava malissimo. Però sto leggendo che la proposta di 20 minuti al giorno, come Dragon Ball... Però allora io voglio, chiamiamo Mario Scarabelli che ci fa il riassunto di ogni puntata. Allora, questo mi piacerebbe tantissimo. Siccome ci chiedono una campagna a tema Dragon Ball, non escludo che un domani possa arrivare una campagna a tema Dragon Ball con il narratore di Dragon Ball Mario. E della durata di 20 minuti. Ma sarebbe una figata. Sarebbe fighissimo. Che tanto non succede niente. No, infatti. Si prende. Ogni episodio sono tipo 4 frasi, 2 tiri di dado, fine dell'episodio. E poi 5 minuti di riassunto della puntata. Esatto. Sì. No, altri 5 minuti in cui urlate, ma così. Però i titoli devono essere spoileroni. Certo. Per forza. No, Matte Freezer ce la farà. Addio Krillin. Mi avete fatto venire in mente un episodio di Dragon Ball Z che mi aveva veramente fatto incazzare come una bestia. Che era nella saga di Freezer. Praticamente un intero episodio è Goku che prepara un'onda energetica. E compartono i flashback del Vietnam, no? Di non mi ricordo che cazzo di flashback del quando si allenava. Sì, sì, nel Vietnam. Come il serpente, no? Di tutti i personaggi. Sì, però in realtà non succede niente. È lui che fa onda super energetica e poi c'è il vai che non è aggiunto a caso. Sì, però mi onda flashback super vai. Corpo non mi tradire, ti prego, fisico non mi tradire, triplo Kaioken. Ricorderò sempre il combattimento di Freezer. C'è stata un'estate che hanno ridato gli episodi di Dragon Ball. Allora ho detto, bene, mi rimetto a guardarlo. Iniziava il combattimento contro Freezer. Non so per quale motivo, mi sono persa un'intera settimana di episodi. Ho detto, no mio Dio, mi sono ripersa una settimana di episodi. Dopo una settimana torno a guardare Dragon Ball. Non era successo un cazzo, stavano ancora combattendo lui e Freezer. Esatto. Sì, sì, in una settimana praticamente sono circa 2 o 3 vignette. Sei cazzo di episodi, non è successo. Ma sì, ma probabilmente era quel momento in cui combattevano, poi intanto c'era Gohan e Piccolo e Krillin che andavano in giro, poi c'era Bulma con cosa, no? Con Ginyu. Oh mio Dio, quanto l'ho odiato Ginyu Orospo! Quanto l'ho odiato, porca troia! Che meno male che nel fumetto non c'era quella roba lì, veramente. Ma i filler sono quasi sempre odiati. Alcuni filler mi sono piaciuti. Ecco, uno dei filler che io non ho odiato. Sono fortissimo. E poi non è vero, Junior, prendi sberle da tutti. Uno dei filler che non ho odiato, ma che non ho neanche troppo apprezzato, è la saga di Asgard dei Cavalieri. Ah, la saga di Asgard. Che è filler, però ci ho messo un po' a scoprirlo. Allora, la saga di Asgard è fillerona, ha dei momenti carini. Però il fatto è che... È un po' remake. Più che altro, i Cavalieri dello Zodiaco hanno tanti momenti in cui dici non me ne frega un cazzo. Tipo, io in genere quando consiglio di guardare i Cavalieri dello Zodiaco, la saga originale, dico guardati Santuario e saltati la parte centrale. Ovvero guardati l'inizio, la guerra galattica, il furto della rotola di Sagitter, il combattimento con i Cavalieri Neri. Poi saltati tutta la parte dei Cavalieri d'Argento e dei Cavalieri d'Acciaio che non serve a un cazzo. I Cavalieri d'Acciaio poi lì è stato proprio una roba. E riprendi da quando c'è lo scontro tra Tisifone e Pegasus e compare Micene. Leo. Ioria, il leone. Ovvero da quando appunto Arles dice Cavalieri d'Oro, questi hanno rotto il cazzo, andate a ammazzarli tutti. Ma infatti... Il Piero dello Scorpione va sull'isola di Andromeda a sterminare tutti. Ioria invece va appunto a uccidere Pegasus perché è un usurpatore. Ma invece dice Tisifone che perde la maschera, non hai visto il mio volto. Io quando una cavaliere gli viene visto il volto, la persona che l'ha visto deve o morire o mi sarei innamorata di lui. Ma poi questa cosa è stata retconnata. È stata retconnata con Saint Show. Ma perché? Perché allora no, in Saint Show è spiegata. È nella nuova serie di quella lì di Netflix che è stata retconnata. Vabbè, ma quello lì è proprio un reboot sì. Puro. No, in Saint Show è giustificata, ovvero
Le Santia, ovvero le cavaliere che accompagnano Atena, accompagnano Atena nel momento in cui lei si rende conto dei suoi poteri, nel periodo di transizione tra lei umana e lei consapevole dei suoi poteri divini. E la spiegazione è: Atene, sì, la dea della giustizia, la dea della battaglia e tutto quanto, ma è anche una dea femminile. Non deve dimenticare di essere donna, della sua gentilezza, della sua misericordia. Per cui nel periodo di crescita, prima che lei veramente diventi la Lady Isabel che vediamo in santuario, le vengono affiancate appunto delle cavaliere come guardie del corpo, che non devono, proprio come obbligo, non devono portare la maschera per permettere a lei di ricordarsi cosa significhi essere donna. Poi, una volta finito questo ciclo di crescita di Lady Isabel, allora... Non lo so, lo trovo traballante. Traballante, ma senza... Sì. Ma ha un senso. È comunque meno traballante di certe cose che ho visto in Guerra Stellari, perché riesco sempre a infilarci il mio odio verso gli ultimi episodi di Guerra Stellari, in qualche modo. Cosa, ti chiedono cosa ne pensi... A chi? Credo a Gian che stava parlando di... Però possiamo rispondere tutti. Cosa ne pensate del remake su Netflix? Non l'ho visto. So che allora, a lavorarci alla direzione del doppiaggio c'è stato Luca Ghignone, che ha diretto anche Lost Canvas, ha diretto anche me in Lost Canvas, ed è un fan dell'animazione giapponese incredibile, è uno dei direttori più accurati quando si va a lavorare sull'animazione giapponese che conosca. La serie credo sia un po' quello che è. Allora, io l'ho vista, ho avuto modo di vederla quest'estate in velocità, non sono tanti episodi, quindi eccetera, ero curioso, e devo ammettere che se la guardi in maniera staccata, cioè per un pubblico che non ha conoscenze di quello che era i Cavalieri negli anni 80, 90, eccetera, può passare. È ovvio che è una versione talmente tanto velocizzata, eccetera. Già solo il fatto che comunque Shun l'abbiano fatto ragazza, perché c'era questa idea del ragazzo molto debole, che in realtà era molto forte di spirito, che a me piaceva tantissimo, di sì. Andromeda, eccetera. Qua invece l'hanno fatto proprio ragazza, un po' maschiaccio. Ok, sì, completamente reverso. Vai a perdere la bellezza di Andromeda. Ecco, una cosa che però qua invece... Sono assolutamente d'accordo, che riguarda appunto... Ma questa è un po' una fissa che ha Netflix. Ma cazzo, ma più, scusami, ma più Netflix di un ragazzo... Ma infatti era già... Gay, ma comunque molto sensibile, molto empatico. Cioè, cazzo, che si denuda e rischia di perdere la vita soltanto per poter salvare la vita di Crystal. E lì ovviamente le battute si sprecano. Però era bellissimo il personaggio di Andromeda. Andromeda, c'è una pagina Facebook che si chiama Andromeda, vero protagonista di Saint Seiya. Che è bellissimo. Ma Andromeda, ma effettivamente, adesso scherzi a parte, poi alla fine si dimostra essere un personaggio molto più interessante di tutti gli altri. Seiya sicuramente è il peggior personaggio. Seiya è il protagonista. Cioè, è il classico fatto a stampino da shonen. Il protagonista quasi sempre sta, è un po'. Cioè, esatto. È sempre lo stesso. Sì, sì, sono fatti con lo stampino. Fatti con lo stampino, sempre lo stesso, sempre un po' banale anche, perché tutti uguali. Ma infatti è stato un po' strano, perché di solito Netflix comunque, tra l'altro secondo me ci sta che lo faccia, cerca sempre di incastrare comunque i gender fluid o comunque vari generi, no? Ok, ma cazzo, qua ce l'avevi già, perché tra tutti sei andato? Ma avrei preferito che avesse, che ne so, reso di colore un personaggio come in classico stile Netflix, piuttosto che... Beh, c'era Cassius. Cioè, a me viene in mente, ma Cassius, a questo punto, ma metti più in centro un personaggio femminile, se proprio vuoi metterci un personaggio femminile. Che altro? C'è la sorella di Pegasus, che cazzo ne è? Ah, Castalia. Metti un pochino più centrale quel personaggio, ma non far diventare uno dei protagonisti donna che non c'entra un cazzo di niente. Che poi in realtà Castalia non era veramente la sorella di Pegasus. No. Ce l'hanno venduta per stagioni su stagioni. Per stagioni? Castalia, no, non era Castalia. La sorella di Pegasus compare nei sogni di Pegasus quando è nell'Elysium, vabbè. No, io ho apprezzato molto di più quello che hanno fatto in Legend of the Sanctuary, il film in CGI. Ah sì, quello, ma sai che quello lì non mi è dispiaciuto anche per niente. Allora, è un po' Power Ranger Final Fantasy, no, però... Allora, a me fino a tre quarti era piaciuto. Abbastanza, sì. Poi dopo è diventato Final Fantasy, esatto. Con i mostri... Con il cannone dei Power Ranger, esatto. Che si aggiungono. Però fino a tre quarti, anche la canzone di Cancer... Quella no, quella io... No, quella è trash a livello grosso. È un po' troppo Tim Burton per me. No, quella a me è piaciuto un casino, ma dal punto di vista trash proprio. Mm. Però se avessero fatto due film... Cioè, arrivare fino a tre quarti e dire, ok, adesso basta, andiamo avanti con un altro film,
Secondo me invece avrebbe meritato un botto. Più che altro Fermi! Nel Legend of the Sanctuary Milo dello scorpione è diventata Mila dello scorpione della donna. Ah, che stava. Allora, intanto, vabbè, ringraziamo Shaco che ha regalato... È un po' che non guardiamo. Esatto, un abbonamento di livello 1 a Virus AP ed è il suo 140esimo abbonamento regalato, ragazzi. Madonna, Shaco, santa, Madonna. Shaco. Già con il tatuaggio che ti sei fatto delle bestie di Giavadonna avevi vinto. Sei veramente uno di noi ormai. E poi ci chiedono... Gian, cosa ne pensi? Io non lo sapevo del remake che vogliono fare live action di Avatar, il film. L'ultimo dominatore del mondo. La serie che io sto iniziando a ho sentito che lo stai iniziando a vedere. Esatto. Beh, ne stanno parlando ovunque. Ogni volta che andiamo in live parlano di Avatar. Ma perché è un ottimo prodotto. Ma assolutamente, infatti. Wow, GG per Nickelodeon. E migliora di stagione in stagione. Allora, mi piace tantissimo. Ci avevo messo un po' a entrare, sai, nel mood. La prima stagione è un po' noiosetta. Ma mi sta piacendo. Mi piacciono i personaggi tutti quanti, veramente. E poi vabbè, ho una ship ovviamente per... come cazzo si chiama lei? Katara. La Fregna, esatto. È troppo la bella, Fregna. È veramente bella. Hanno fatto un bel personaggio. Ma cazzo, ship, in quattro... Con chi? Me. Okay, certo. Una cotta. La ship è quando tu vedi... La crash. Sì. Io sono un po' boomer, lo sapete. Deve aspettare che arrivino un paio di altri personaggi. Già. Apprezzo tantissimo. E poi tra l'altro è in 4/3, quindi... Siamo parlando di una serie bella vecchia animata da Cristo. No, allora, proprio Cristo lì con la lavoro della Madonna anche sugli stili di arti marziali. Gli hanno proprio preso delle persone, le hanno guardati fare i combattimenti e così via e hanno copiato i combattimenti da persone vere. Esatto, hanno studiato proprio degli stili determinati di Kung Fu. Ogni dominio prende spunto da un tipo di arte marziale, di stile di Kung Fu diverso. Ed è molto bello, c'è stato uno studio dietro Avatar incredibile. In ogni caso, la serie live action dell'ultimo dominatore dell'aria, la cosa che mi fa ben sperare è che dietro ci sono sempre Chiozzale Di Martino, ovvero gli sceneggiatori, i creatori di Avatar. Quindi almeno quello vuol dire che c'è una certa supervisione, non come Shyamalan ha fatto con il film. C'è da vedere. Che poi, se non sbaglio, tra i creatori, ora non so bene quale ruolo eseguiva all'interno del cast di Avatar... C'è anche uno di quelli che è stato selezionato per The Mandalorian. Sto dicendo una stronzata? Sì, a me non risulta. Che è quello che ha lavorato anche per SpongeBob? Ma scusa, sono già usciti gli attori? Secondo me tu stai confondendo Filoni. Forse parlando di Filoni. No, perché io ho iniziato a vedere il documentario su The Mandalorian e c'era questo tipo che non ci credeva quando era stato convocato dalla Lucasfilm. Dave Filoni. Che aveva Dave detto che aveva lavorato. Sì, ha lavorato per Nickelodeon, ma non credo abbia fatto niente a parte aiutare nelle animazioni. Aveva fatto qualcosa legato alle animazioni di Avatar, sì, mi ricordo, però io non voglio dire. Filoni è un personaggio veramente molto interessante nel mondo delle guerre stellari perché in questo momento si sta creando un trittico non ufficiale, le LFF, cioè Lucas, Favreau e Filoni, che insieme stanno cercando di creare la task force contro la Kennedy. Che io faccio il team. Però sono appoggiati da Bob Iger, che è il mega CEO di Disney. E uno di questi tre è anche l'attore che fa. Favreau è un attore e regista. Che nel Marvel Cinematic Universe è quello che fa. Happy. Che è il maggiordomo di Stark, no? Esatto. Maggiordomo. Tutto fare. Che scopa la mamma la zia di Peter. Esatto, cioè possiamo definirlo così. Lui è Jon Favreau, mito, anche. Sai, una cosa che scusa se ti interrompo su Avatar, poi ritorniamo. Una cosa che mi aveva fatto ben sperare nello stesso documentario di Mandalorian, sì. Su quello che sta facendo Favreau, sulla mia speranza che possa diventare presidente di Lucasfilm al posto della Kennedy, è che lui a un certo punto parlano di IG-11, che è il robot che c'è all'interno di Mandalorian. Sì, sì, il pistolero. Che è basato su IG-88, che è un droide identico che si vede per 5 secondi nell'Impero colpisce ancora. Sì. Ed era comparso in Shadow... E infatti è proprio qua che voglio arrivare. A un certo punto c'è Filoni che dice questa cosa, non mi ricordo se è alla Kennedy o un'altra cosa... E Favreau fa... Che la Kennedy è una cosa. Sì, no, vabbè, proprio, ma come triggerare le Social Justice Warrior. Allora, e a un certo punto c'è Favreau che dice no, ma si vedeva anche nel videogioco per Nintendo 64. Io ho detto, oh, ma vedi che quest'uomo ha giocato ai giochi per Nintendo 64 di Star Wars. Dove usi Dash Rendar? Esatto, dove c'è Dash Rendar? Io non posso immaginare nessun'altra persona...
meglio di lui per fare... Oddio! Chi? Ma che Rendar prende il nome da Dash Rendar? Chiediamolo ad Andros! Oh! Chiediamola ho collegato solo adesso, perché per me Dash Rendar era un unico nome. Non è Dash di nome, Rendar di cognome. Eh no, sì, è Dash Rendar. E, comunque Avatar, la serie live action di Avatar, appunto, come dicevo, sono ben spero perché ci sono dietro gli scrittori, i creatori di Avatar. Okay. C'è da vedere, io spero abbiano un cast full asiatico, perché sennò perde il senso... estetico Avatar. Beh, se non full asiatico, quantomeno non scelte di etnie che sono completamente fuori, esatto, di quel a luogo. Caso, non sarebbe molto carino. Più che altro c'è proprio un lavoro dietro Avatar, per cui i membri del Regno della Terra sono cinesi o, sì, della, sì. Della Mongolia, quelli i Nazioni del Fuoco è Giappone, Thailandia, più Giappone che Thailandia. Però almeno a livello estetico l'influenza è anche un po' thailandese. Corea forse anche un po'. A livello puramente diciamo artistico, vestiario è simile, in quel senso Thailandia. Sì, sì, no, avevo capito. Scarpe a punta erano abbastanza tipiche della Thailandia. Però loro esteticamente sono palesemente giapponesi. Monaci dell'area sono palesemente... tibetani. Monaci Shaolin, tibetani e simili. E poi appunto le tribù dell'acqua del nord e del sud sono Inuit, sono eschimesi. Mi piacerebbe se andasse a perdere questa scelta così ben pensata delle genealogie delle popolazioni di Avatar. Chiedono quando uscirà l'episodio di Vampiri su YouTube. Simone, alle 18? Cioè, alle 18? Allora, sì, esce oggi alle 18, ci rimane soltanto da selezionare il titolo e la thumbnail. Esatto, però è già caricato. È già carico, ok. 18 e 30 o 18? 18 e 30, voglio fare esattamente 48 ore dopo, dopo. Precise. Sì. Ho sbagliato, mi sa, settimana scorsa è uscito alle 15, errore mio, però l'orario è... Comunque esce oggi, non preoccupatevi. Per chi non l'ha visto sul canale Twitch dove siete adesso, come ben sapete, 48 ore dopo viene caricato su Intel TV. Chiediamo ai mod se ci sono, esatto, di fare uno shout out. Ma ricordiamo che tutti i sub hanno il privilegio di poter rivedere tutti i VOD di Twitch su Twitch di Intel, quindi... Guarda, c'è Gwyn. Che giustamente si attiva subito, che bravo che è, bravissimo. Ma questo moderatore lo facciamo moderatore? Ma è un moderatore. Ma di più! Più moderatore. Vediamo un po'. Nick, cos'è che dice? Per gli abitanti della tribù dell'acqua, se non trovano Inuit, si può ripiegare su attori hawaiani, dato che c'è anche qualche influenza tribale hawaiana, dice Nick. Sì, Samoa, simile. Effettivamente di etnie Inuit attori ce ne sono? No, però diciamo cioè, che... si possono trovare sicuramente. Si possono trovare. Però l'ideale è appunto che prendano... Come i cloni di quella sera li creano. E che prendano almeno qualcosa che rappresenti, che rassomigli. Beh sì, certo, effettivamente ci può stare. Cioè, in fondo abbiamo avuto, nella cinematografia americana, abbiamo avuto un sacco di attori asiatici generali, tipo, mi viene in mente quello... Non mi ricordo come si chiama... Ryan Park... È un attore che ha fatto anche The Office, che ogni tanto ha interpretato dei cinesi, ma lui è coreano. Beh sì, vabbè, ok. Quindi. Jason Momoa, dominatore dell'acqua, dico. Bellissimo. Jason essere Momoa insieme a The Rock. The Rock, certo. The Rock è dominatore però della The terra. Rock... The Rock in effetti passerebbe per un ottimo... Allora, io qua lo chiedo. Dominatore io della voglio roccia. Che episodio 5 della seconda stagione, quando la puntata della bandita cieca... C'è la bambina cieca che affronta... Non sto evitando di fare spoiler. Ok. Affronta Boulder, il campione dell'arena, che Yotsun e Di Martino si sono ispirati a The Rock per farlo. Io voglio The Rock che fa Boulder. Boulder è contrariato dal dover combattere una giovane bambina cieca. Lo dici perché hai paura di perdere? Boulder è venuto a fatti con i suoi dubbi e adesso ti distruggerà! Poi, secondo me, Toph è stupenda perché fa le battute basandosi spesso sul fatto che è cieca. È bellissimo. Tipo fa, guardate là! E tutti si girano di là, ah, non lo so, sono cieca. È quello che direi se potessi vedere. Esatto, bellissimo. Ma poi lo zio Iron, io voglio un ciccione col colone per fare lo zio Iron.
Vabbè, io sono ciccione. Quanto è bello lo zio Airo? Io mi sono innamorato di Momo. È un eroe. No. Vabbè, Momo no, è troppo bello, Momo. Ma aspetta, perché avrai modo di amare alla follia lo zio Airo. Ma lo zio Airo chi è? Quello è del padre del cattivo? Lo zio del cattivo. Lo zio, già lo amo. Già, che vuole sempre mangiare e bere il tè. Ma ti assicuro che scoprirai delle cose di lui... Ma anche in Korra, cioè... Ma anche Zuko mi piace, cioè... Vabbè, sono però, tutti bei personaggi, davvero, anche... Madonna, Zuko, mi fa incazzare! Io lo amo. Zuko mi fa incazzare da morire! Non dire niente, perché lui ovviamente è la prima stagione. Mm-hmm. No, io comunque lo amo alla follia. Sono appunto alla terza, sono arrivata a un... Lo amo, lo odio, lo amo, lo odio, lo amo, adesso sono all'odio. devo andare avanti. A che punto che sei arrivata? Shush, cambiamo, così non esiste neanche il labiale, non leggono neanche. Buono comunque, già no, so che è buono, non ti preoccupare, ho già mangiato abbastanza. C'è del riso dentro. Si nota. Cioè, hanno messo un po', minchia. Ma perché il riso costa niente, quindi se lo riempiono di riso. Sì, ma hanno esagerato proprio, vabbè. Ma perché, impariamo a fare i poke anche noi a casa. Minchia. Sì, apriamo la nostra, il nostro poke center. Ci sta. Potremmo aprire un poke un negozio, lo chiamiamo il poke center. Il poke center. Per poi ricevere una lettera degli avvocati di Nintendo. Esatto, quando apri la porta fa tin 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 tin. Ma no, belli, quando consegni i poke. Sì, cazzo, voglio tutte le cameriere vestite uguali e con i capelli rosa. Uguali, proprio cloni. Uno cloni, sì, identici. No, niente. Allora, abbiamo deciso, io e Simone, di aprire un negozio che fa i poke. Sì. Chiamarlo il Poke Center. Sì. Ok? Con le infermiere dentro, vestite come... Le infermiere. È come le infermiere Joy. Esatto. Le maid. No, le maid, no, l'infermiere Joy. Ok. Cazzo, sti termini da giappo, minchia. E poi, quando consegniamo i bowl... Ci vuole la musichetta. Tin, 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 tin. Ah. È pronto? E poi caricate così basta. Beh, non così tanto. Se volete fare il Weibo, insomma. No, vabbè, così è un ci po' cringe. Un paio di infermiere Joy qua. Però. Madonna. Un paio di infermiere Joy. Ma che Dio t'ascolti. Anche se io ho sempre più avuto un debole per la gente Jenny. La gente Jenny. Ma specialmente nelle ultime stagioni che cambiava anche capigliatura. Ma perché? Non lo so, io ho un debole per le donne forti. Io ho un debole per Jessie. Oh, Jessie! Sempre ho avuto un debole per Jessie. Poi vabbè, con la voce della Pacotto. Io adoro. Allora, una delle frasi che mi è rimasta più in testa negli anni è in Pokémon 2, la forza di uno, quello su Lugia. Sì, bello. Quando a un certo punto c'è. Uno dei miei preferiti. Tra l'altro. C'è Misty che parla con la tizia, con quella che suonava l'ocarina. Che parlavano appunto di allora sei la ragazza di Ash, no? Però a un certo punto c'è Jessie che fa: dammi retta, carina, avere a che fare con l'altro sesso vuol dire solo andare a caccia di guai. E James di sì, e da quel genere di guai io mi tengo alla larga. Oh, James, you are sexual, beautiful piece of shit. Io amo James. Ma ce ne sono tante di queste battute. È palesemente omosessuato, non ma io lo adoro. No, James è molto più complicato. James, sì. Nello spettro del gender, è a metà perché lui non si fa problemi a vestirsi in drag. Si capisce veramente, genuinamente, che prova un grande affetto per Jessie. Il fatto che lui faccia però non sessuale non è gay, è amicizia, è amicizia bellissima, tra l'altro ha un affetto infinito per Jessie, ma secondo me è asessuale e nello spettro del genere è un po' dove cazzo gli pare, un po' come il preside di The Community che non ho sempre, visto purtroppo, si traveste sempre da un sacco di roba, si vede che quindi come il preside di Ramma più o meno. Che cazzo mi hai ricordato? Si vede che ha praticamente una cotta per Jeff, però lo dice, però c'è una puntata dove c'è il concilio della scuola che dice dovrebbe dichiarare apertamente di essere gay perché così facciamo più bella figura con la community, e lui però a un certo punto dice io non sono gay, essere gay non descrive nemmeno al 17% quello che sono. Ma lui è molto di più, di è molto più complesso. No, James è James, è il mio personaggio preferito in assoluto. James è molto di più, punto. Sì, no, ma il Team Rocket. Il Team Rocket sono i veri personaggi, cioè i personaggi più belli di Pokémon in assoluto. Sì, hanno perso un po', perché un po' tanto ragazzi, no, sono rimasto indietro. Ma il fatto è che avevano fatto degli episodi su Team Rocket, sì, bellissimi, tipo quando tornano alla la villona, la dove, villona di James, bellissimo, dove dicono ah James devi sposare con Jessie Bell che è uguale a Jessie, Jessie Bella, è uguale, identica, mentre Jessie che in realtà era veramente tanto povera, lei ha vissuto per strada per tanti anni, non mi ricordo, si faceva il gelato con la neve, mm-hmm, mi ricordo sto dettaglio, mentre invece James è super ricco, aveva un Growlithe che però ha lasciato lì il Growlithe.
veramente successo. Sì. Quanto, io avrei voluto tanti più episodi su Jesse e James e Meo. Ma scriviamo a Nintendo. Ma hanno fatto un episodio, ma sì, un episodio su Meo che era tristissimo. Ma anche più di uno ne hanno fatto di su Meo. Allora, non ho visto, io me ne ricordo uno di Meo che era bellissimo, di come lui ha imparato a parlare. Sì, perché era innamorato della... No, questa mi manca, non lo sapevo. Sì, era innamorato di una, di un'altra Meo. Oh. E che era sotto una ricca signora, eccetera, eccetera. E quindi lui per fare colpo ha voluto imparare a parlare, no? E poi lei gli ha risposto qualcosa tipo: eh vabbè, ma adesso sei praticamente umano, quindi non mi interessa no! più. Una roba del genere! Esatto, avevi imparato a camminare, a stare come gli umani, pensato, cioè, le buone maniere per queste cose qua. La forchetta, coltello. No, patatino. O il giorno anche cui impara a fare giorno paga, che in realtà non lo impara veramente, sì, ma c'è James nascosto che lancia i tappi di bottiglia, sì, che sono le cose più belle, più... perché lui faceva collezione di tappi di bottiglia, e piuttosto di fare contento Meo, usava i tappi di bottiglia per fargli credere di aver imparato giorno paga. Cioè, quanto amore c'è in Team Rocket. Ma a proposito dei Pokémon... Abbiamo aggiornamenti su Ash, ha catturato qualche altro Pokémon. Allora, non sto seguendo l'ultimo. Allora, in Sole e Luna so che sta facendo un buon lavoro. No, Sole e Luna è finito. Lo so. So che ha fatto allora. Vabbè, allora, ha vinto la Lega, ma la Lega di Sole e Luna non vale niente. Sì, non, ma non vale un cazzo, non vinci neanche le medaglie, non è una Lega ufficiale. Ma nella Lega non vinci le medaglie. Le spade scudo, ecco, nel nuovo anime in cui sono arrivati il pubblico che seguiva Pokémon con la speranza che Ash diventasse figo, si è rotto il cazzo, quindi sì, non lo sta seguendo. Solo la Lega di Orange, che cazzo, esatto, di ma non esiste neanche. Ma come la vita di merda. Un po' Pikachu di merda contro un Dragonite di Ness, Cristo, ma io esatto. Ma sì, lasciamo stare, che era anche poco efficace gli attacchi. Cioè, quando tutti si sono stufati di Ash nel vederlo fallire miserabilmente perché fa delle scelte del cazzo, pare che in questa nuova serie Ash sia un figo e abbia già catturato come primi Pokémon Gengar, Dragonite, allora, Mr. Mime io, della io mamma. Io devo correggere, perché Ash non cattura i Pokémon. Sì, sì. Sono i Pokémon che provano pietà per Ash, esatto, e dicono, vabbè, senti, ti do una mano. Esatto. Beh, però raga, quanto bello l'episodio del Charmander che aspettava. Ma che quello... Che si copriva la coda con lì è stata proprio... È stata proprio cattiveria dei disegnatori, degli scrittori verso il pubblico proprio. Charmander che non vuole morire. Giustamente Virus ci ricorda. Io possiamo parlare di Jessie che voleva diventare infermiera? Sì, voleva diventare un'infermiera Joy, lei. No, lei in realtà, perché ha fatto la scuola insieme coi Censi. Ah, è vero! È vero! Che la sua migliore amica era una Censi. Quindi neanche infermiera, ma aiutante infermiera. Solo che era l'unica umana e nessuno le aveva detto che quella scuola lì è per i Censi. Quindi è bellissima quella cosa. Che poi le aveva regalato un ciondolino, se non ricordo, quell'altro Censi, che non si sono rincontrati, li hanno uniti tipo cuoricini. Oh, no, ci sono delle cose troppo carine comunque in Pokémon. Super cute. Cioè, tipo, su 100 episodi ci sono quei 3 o 4 episodi che sono uno spettacolo, però ce ne sono veramente pochi. L'isola dei Charizard. Ma a me quell'episodio non è piaciuto. Quando Ash gli faceva... Mamma quando mia. C'erano tutti i Pikachu selvatici e poteva liberarlo, ma non l'ha fatto. E quando Bulbasaur non vuole evolvere. No raga, Ash è proprio un coglione, raga. No, proprio, io non lo sopporto, lo voglio vedere morire, cazzo. Io ci ho sperato liberasse Pikachu. Figurati. E Pikachu è stato bene o male uno sbaglio, perché ma la sì, che è stato no, sbaglio. Ma non in quel senso, ma proprio a livello di design e tutto. Perché inizialmente adesso non mi ricordo come si chiama quello che ha scritto. No, chi gestiva proprio l'anime, il regista e lo scrittore dell'anime, perché gli avevano detto, no ma fai una roba più o meno come videogioco ma non uguale. E lui fa, no guardate, uguale identica è impossibile, inventiamoci un personaggio magari con un Pokémon diverso. Sono andati praticamente in ordine, dopo i 3 starter, e il più carino era Pikachu, sì dai usiamo questo. Così è nata la storia caso, di Pikachu. Minchia, e lui stesso, quando chiese, ma Nintendo, ma... Che verso fanno i Pokémon? E Nintendo fa, ma sì, fanno un verso sul Game Boy, fanno... E questo qua fa, no, ma facciamone dire il loro nome. E da lì è nato il fatto che i Pokémon hanno il loro verso con il loro nome. È dall'anime che è nata sta cosa. Completamente a caso. Gli è andata proprio di culo, ma è andata benissimo. Beh, Pikachu è molto carino, devo dire. Però io preferivo... È anche dimagrito molto, dimagrito? Io preferivo il Pikachu obeso, perché invece... Il Pikachu obeso delle carte. Che cos'è che è
No, no, dai, è carino. C'è un, cosa c'è di se vuoi c'è un picciu là dietro. C'è un picciu. Ma picciu non me ne frega niente. Pikachu, Raichu è un Pokémon bellissimo. È fichissimo, raga, Raichu. Quello di allora, poi che c'è il surf. Ma anche Raichu normale. Raga, ma l'episodio prima di Mewtwo contro Mew, dove loro sono nel parco divertimenti Pokémon e Togepi piange e la turno cercando. No, sì, è le vacanze di Pikachu. Le vacanze di Pikachu. Non me ne fregava. Con la gara di nuoto tra Squirtle e... Era un Totodile, era forse. Era un Totodile. No, non era un Totodile. Non è un secondo me sì, c'era un Totodile dentro lì da qualche parte. Ma io mi ricordo che erano perché stavano presentando i nuovissimi Pokémon. Mi ricordo che era un miscuglio, era una gara di Pokémon con tanti Pokémon. Sì, allora, sì, erano tutti i Pokémon di prima. Forse c'era anche un Poliwhirl? Sì, c'erano un sacco di Pokémon di prima generazione, avevano già mostrato come Pokémon di seconda, come hanno mostrato Snubbull, Togepi. Togepi era già comparso nell'anno. No, allora forse Totodile non c'era, ma sono sicuro che Meryl. Meryl. Un altro schifo. E c'era scritto tutto Meryl. Era carino anche Meryl. No, ci sono dei Pokémon che per me sono veramente insopportabili. Vabbè, i più belli sono quelli. Come ho che cercavo solo un posto dove poter. Esatto, per riposare con Weezing e Arbok. Top team del Team Rocket, tra l'altro. Beh, all'epoca sì, cazzo, era un team... Visto che cazzo, avevo il CD ma mi si è aggraffiato. C'è Jessica Mimikyu, adoro. Sì, Jessica Mimikyu. C'è Jessica Mimikyu. Oh no, solo emoticon. Adesso che stavo guardando la chat per vedere qualche domanda. Ma vedi le emoticon, devi tradurle. Ma non le voglio vedere. Saliamo un pochino, vediamo se ci è arrivata qualche domanda, qualche riflessione da parte del pubblico. Io ce l'ho i DVD comunque. Perché adesso qua ce l'ho anch'io. Allora, io chi sono? Top, allora, tutta la saga di Meloetta è figa. Qual è la saga di Meloetta? C'ho i primi. Ma tipo settima, ottava serie, più avanti. Io sono i primi. Ma vogliamo parlare del primo Charmander che copia le pose di un certo... era sotto, sei andato sopra, non la vedo più. Di un certo personaggio estremamente controverso della storia di Novecento italiano. Del Novecento italiano. Oddio, no. Aspetta, cosa? Cioè, abbiamo un Charmander Mussolini. Veramente? Ma sì, c'era un Charmander che faceva... Sì, vabbè, ma era semplicemente la posa, non è che lo faceva per imitare. Non me lo ricordo, però... mi hanno fatto vedere che ci sono un paio di episodi. Io pensavo fosse una cazzata, cioè che fosse stato ridoppiato su YouTube. Dove Squirtle dice Squirtle pronto, ma... Porca troia! Raga, allora, no, fermo, perché la sono andata a vedere, ho detto voglio vedermi. Era la seconda puntata della Sant'Anna, dove stava entrando tutta l'acqua. E loro dovevano usare un Pokémon d'acqua per uscire dalla cascata d'acqua. E vabbè, che poi c'ha una fisica completamente sbagliata. Quella puntata con il Magikarp di diventa Gyarados. Quella puntata ha una fisica completamente sbagliata. Ah, certo, perché sarebbe un animale che fa getti di acqua dal nulla. Esatto. Invece è normale. Sì, no, vabbè, però la nave che. Vabbè, non mi soffermo perché è Pokémon. E a un certo punto c'è Ash che gli fa: ok, dobbiamo andare. Squirtle, sei pronto? E Squirtle pronto! Che cazzo è successo? Se l'ha doppiato. È stato un errore, non l'hanno neanche notato. No, ma infatti. Ma due volte lo dice anche in un'altra puntata. Ma perché c'è lui che praticamente. Non so chi cazzo c'era a doppiare. C'è lui che evidentemente stava facendo il cretino. Il fonico non se ne accorge. Sì, certo. Tutto. Era proprio così. Sì, ma il bello è che l'hanno ridoppiato tutto Pokémon. Sì, messo su Netflix e hanno lasciato Squirtle pronto. C'è ancora. Ma perché non hanno. Perché i versi dei Pokémon non li hanno ridoppiati in italiano. Perché allora circa 8 anni fa hanno ridoppiato appunto tutta la prima generazione di Pokémon con non mi ricordo chi è che ha sostituito da Carpo, mi pare, su Misty. Perché Misty sì, hanno cambiato un po' di hanno cambiato la doppiatrice di Misty e ovviamente il doppiatore di Brock è rimasto bottato. Mi fa incazzare tantissimo. Misty per me aveva una voce bellissima, io adoravo quella doppiatrice. Ok, 20 anni fa. Adesso non so com'è, non ne ho la pallida idea. Allora, sono le persone comunque crescono, ci sono alcune persone che magari appunto sforzandosi riescono a rimantenere la sì, voce. Sì, esatto, se no rischiavi l'effetto Legend of Sanctuary con la cericola che doppiava Lady Isabel, però si esatto. Vede che non era quindicenne. Mi dispiace, però era una cosa doppiata 25 anni, adesso 20 anni fa. Sì. Questa doppiatrice è molto 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 adulta e ha la voce molto adulta.
Non dico che bellissima, secondo me cioè stupenda, però si sente tantissimo che è cresciuta. Garbolino non si sente. No, tantissimo. Garbolino è incredibile. Ha avuto la fonte della gioventù. Esatto, cioè per dirti, Garbolino non si sente la differenza, ma ci sono alcuni doppiatori che li senti 20 anni fa, li senti adesso la differenza. Ma infatti, un esempio è Ivo De Palma, per me è un'ottima voce, però quando fa Pegasus si è oscurita un po' la sua voce. Squirtle pronto! Così. Però è geniale. Io non so che cosa. Che ridere. Io voglio che conoscere ridere. Il doppiatore di Squirtle italiano perché gli voglio. Ma non esiste il doppiatore. Ma scusa, ma Squirtle no, pronto l'ha detto in italiano. Ma sì, ma era uno che passava di là per sbaglio. Ma no, ma è meraviglioso. Squirtle pronto! Ma era meraviglioso. Sì, è meraviglioso. Comunque, sta cosa del cambio dei doppiatori di cartoni animati che hanno fatto parte della nostra infanzia mi fa incazzare. Come io non riesco ad accettare Claudio Moneta, che è un bravissimo doppiatore sulla voce di Goku. Proprio N.O. Ma il doppiatore originale è morto. Non c'è più. Non puoi farci niente. Prendine un altro che ha la voce da demente, perché Goku ha la voce da demente. Goku che fa, adesso faccio l'onda energetica. No, cazzo, N.O. Proprio non lo accetto, mai lo accetterò. Almeno quello ha cambiato a colla. Vai. Io onestamente, io quasi lo preferisco. Beh, project leader, project leader. Ma perché? Project leader. Io quasi veramente come tono lo preferisco perché c'ha quel retro, non lo so, quella voce che fa un po' stupida comunque. A me piace molto Moneta su Goku. A me piace Moneta sempre. Ma vabbè. E ora vi faccio un piccolo quiz. Dai Simo, vieni per il piccolo quiz sui Pokémon. No, no, stai lì, sono comodo. Un piccolo quiz sui Pokémon. Vi faccio un piccolo quiz sui Pokémon. Ma tu o la chat? Allora, per il quiz sui Pokémon trattengo la pipì. Bravo. È solo perché il quiz no, sui no, Pokémon... ero comodo. Mai stare comodi nella vita, mai stare comodo. Hai ragione. Pensi che io sia seduto? No, in realtà mi sto vedendo un migliaio. È la fase che stai da fantozzi. Esattamente. Allora, piccolo quiz sui Pokémon e anche voi della chat siete sfidati. Qual è il primo Pokémon di seconda generazione ad essere mai comparso nell'anime? Avete 5 secondi e poi voglio risposta tutti insieme. 5, 4, 3, 2, non sono sicuro. 1. Ho-ho! Togepi? No, è Ho-ho. Bravo Simone! Compare dopo la pioggia nel primissimo episodio dell'anime dopo che sfuggono dei Pidgey e Pikachu tira un fulmine della Madonna. Cazzo, è vero. Che però in realtà era ancora un prototipo che non erano sicuri se fosse ora. La forma è quella. Sì, la forma è quella. Esatto. Stavo anch'io per dire Togepi perché mi ricordo che Togepi appare... No, io ti giuro non mi li ricordo perché ci sono alcuni Pokémon tipo Togepi, Axew... No, quelle dopo. Non Daxiu, l'Arbitar, scusami, che apparivano prima che fosse stata fatta la seconda generazione. I primi assoluti che sono comparsi sono stati proprio Togepi, Meryl e Snubbull. Sì, esatto. Prima dell'inizio della seconda stagione. Però il primissimo, come ha detto tantissima gente nella chat, è stato Ho-Ho, tranne uno che ha detto Ho-No. Oh no! Giustamente. E grazie comunque, a Pane per il sub. Ma anche a Frafrari 97, Matteo Postiglione 23 che fanno il sub qualche minuto fa. E Nue 98-98 anche. Una cosa un pelo strana è la scena di Ash che bacia Serene. Serene. Qual è? Quella con i capelli blu? No, è quella col cappellino. Capelli biondi. Esatto. Che è l'unica quella che è... Un bacio in tutta la serie e basta. È un po'... È un po' me, non capisco il senso di fare una scena d'amore che tanto poi Ash non vedrà più Serena. Vabbè, c'è una scena in Sole e Luna dopo Ash che vince la Lega, dove prendi, ci sono loro, Ash e i suoi amici in una vasca da bagno. Sembra che una che gli stia facendo una sega. Oh mio Dio! Ma non credo proprio! Te la cerchi se vuoi. Cercamela, ma non credo proprio. Ma il tuo Actimel? Non ho ancora preso. Ma sarà caldo, ma mettilo in frigo! No, si sta, è fresco, è fresco. Sì. Cosa cerchi, Simone? La mia sigaretta elettronica. Ash? Non so, io non l'ho vista. Getting sub goal per la sigaretta elettronica di Simone. Ma dove cazzo è finita? Sarei andato via con la sigaretta, ha offeso e l'avrei colpata. Guarda. Guarda. C'è proprio, oh, c'è proprio la mano di lei. Ma vabbè, ma è un'ombra, ma va, dai. Beh, è un'ombra. Maliziosi che non siete altro. Ma c'ha pure la faccia. Ma che faccia cosa? Ma guarda, Simo. Scomparsa la sigaretta elettronica. Oh mio Dio, è vero. C'è Ash che si sta facendo fare un segotto nella vasca di un massaggio di fianco a Garchomp. Una raspa, due mani e denti stretti.
Grande Utopia che ha fatto vedere il primo episodio, non lo sapevo. Esci la scena. Eh no, ragazzi. Vabbè, cercate su Google. Sono raga, basta che cercate Ash getting a handjob. Insieme a tanta altra roba che ad alcuni farà strano, ma ad altri no. Allora, c'è Virus AP che ci chiede: compagno di Ash preferito? Lucinda è il mio cuoricino. Ma da quel che vedo, quello della nuova serie, anche Go, non scherza, ma fa scassare da ridere. Allora, per me sono... l'ultima serie non l'ho vista. Ok. Ma per me io sono indeciso fra Brock... Okay, e Spighetto tanta Spighetto, roba ragazzi, Spighetto. Spighetto a me non piace tanto. Ma perché non hai imparato a conoscerlo bene? Esatto. Non ho guardato molto quella serie effettivamente. Peccato. Cos'è? Non è bianco e nero Spighetto, è quella dopo bianco e nero. Sai che non me lo ricordo più. Spighetto. Sì, è quella bianca, quella dopo. No, è quella prima di bianco. È della quinta stagione. Allora, bianco e nero, perché bianco e nero 2 no. Può essere. E mi dispiace, ma un debole per il team originale, quindi Brock e Misty. Ma anche io. Cioè per me Misty, ok, Misty è una mega tsundere, ok, non ammetterà mai i suoi sentimenti per Ash. Ho visto una fanart tristissima dove si vede Misty cresciuta fuori dalla finestra che sbircia Misty. Ash con quello con i capelli blu e il berretto di perle diamante. Lucinda. Tipo Ash e Lucinda con i figli in casa loro e Misty che guarda da lontano tristissima. Che schifo. Però a me piace un sacco Misty. Dai, ma Misty e Brock sono il top. Infatti io speravo che in questa ultima stagione rimettessero Misty e Brock, che hanno fatto una comparsa in Sole e Luna. Una comparsata, ma sì. Di tanto in tanto si rivedono, però non gli dà proprio onore. Poi il fatto che tipo si rivedono e oh ciao, finisce lì, porca puttana, dovresti abbracciarli, sono stati i tuoi compagni della prima saga. Sì, però aspetta, considera il fatto che Ash in Sole e Luna ha ancora 10 anni. Quanto tempo effettivamente hanno passato insieme Misty e Brock? Ma non si capisce niente. Io vorrei questa cosa della timeline sminchiata proprio non l'accetto. C'è un tizio. Cosa, mi dà veramente fastidio. C'è un tizio online, si chiama Game Theory, che lo si chiama. Dato che tu conosci probabilmente. Sì, perché spara un sacco di puttane. Esatto. Ecco perché lo conosco. Che ha fatto tutto un si è messo lì a guardare tutta la serie e in base a quando fioriscono, vabbè, indifferente chi io, che quando fioriscono gli ciliegi, sono questi 2 mesi, ok, qua invece è la festività giapponese del tot, quindi è questo un altro mese. Si è messo a fare i calcoli di quant'è l'età in base ai dettagli all'interno dell'anime, eccetera. Un pazzo, okay. E veniva qualcosa attorno ai 18, 160. no, non tantissimo. Cioè lui dovrebbe avere 18 anni o sono passati 18 anni? No, dovrebbe averne. Ah, ok, 18 anni. Almeno mi sembra una roba del genere, se non vorrei dire una stronzata, cosa che di solito faccio, ma in questo caso qua. Però mi ricordo che in una serie, adesso tra le ultime, comunque diceva: io sono Ash, vengo da Pallet e ho 10 anni. Sì, perché ho ritratto, perché lo dice. Sarà stato magari sbagliato il doppiaggio in quel caso lì, magari una traduzione sbagliata, però diceva proprio in una delle ultime, che credo che fosse X e Y, Ash, vengo da Pallet, ho 10 anni. E Biancavilla. Che poi è Biancavilla, vabbè. Sì, perché poi a un certo punto comincia a cambiare i nomi di cani, che sono Aranciopoli. Con quello dei videogiochi, esatto. Che prima era uno e poi era l'altro. Sì, ecco, io queste cose le odio. Io voglio massima attenzione sulla canonicità delle serie, se no mi tolgono. Ma è giusto il fatto che no, lì hanno semplicemente usato i nomi inglesi. Ma attenzione, c'è Dazzle Gem 5. Ti chiedo se puoi stoppare un attimo la chat. Dov'è? Leggermente sopra. Ok, stop. Ci dice: originariamente il Pokémon protagonista doveva essere un Clefairy, ma essendo rosa temevano sarebbe stato troppo femminile. Allora hanno invece optato per Pikachu, che essendo giallo è più neutro. Non lo sapevo. Non lo sapevo. Letto, non Clefairy mi sta veramente sul cazzo, tra l'altro, come Pokémon. Clefairy. Mi sta più sul cazzo Pikachu. Beh, oddio, no. Clefairy è un po' più anonimo. Sì, è lì che raspa, cioè, che fa mosse a caso con metronomo, poi anche esatto, una mossa che odio. Ma metronomo è una mossa bellissima, ragazzi. No, io la detesto. Le competizioni, i tornei, tipo le sfide 1v1 con 2 Pokémon con metronomo, quanto sono belle. Vabbè, ok, lì è un discorso, qui lì è proprio il caso. Comunque, esatto. Però quando ti trovi davanti un Clefairy, fa metronomo e gli viene fuori, adesso ne so, terremoto, dici no, cazzo, no. Comunque, rendiamo mod a Piero Mira, che fa una battuta bellissima. Dov'è? Aspetta. Ash dice un sacco di pallet. Ma moderatore subito. Moderatore, no? Subito. Anzi, proprio autore del canale, se possibile. Doveva essere anche un Clefairy pervertito e volgarissimo, se vogliamo dirla tutta. La Madonna, addirittura. È lì che si sono... Ah, oddio, no, ma tipo Teddy di Persona 4, no, per favore.
Fastidio quel personaggio. Per la felicità di Tommy, invitate Adrian Fartade a giocare a D&D con voi. Ah, ragazzi, io ad Adrian gli ho già chiesto. Non vi preoccupate. E ha già detto che gli piacerebbe molto. Io sono contento perché collaboro con Adrian da anni. E dobbiamo soltanto trovare il momento giusto, la combinazione giusta, la campagna giusta. Abbiamo portato Savage World, abbiamo portato vampiri, adesso arriva Star Wars, ragazzi, arriveranno altre cose, sì, sia di ambientazioni, di manuali che di featuring, non vi preoccupate. Avete avuto anche Sabaku, tra l'altro. Vi dico che anche Luxastra, non dico chi, non dico quanti, ci saranno degli ospiti generici, ospiti.exe, ok? Va bene? Cosa vuol dire ospiti.exe? Generici. È un eseguibile. Esatto. È un eseguibile, non vuol dire niente. Generico, ma quello che dico io per la maggior parte delle cose non vogliono dire niente. Quindi. Esatto. Bene, la serie manga di Clefairy, piscia con il pipino di fuori. Cosa? Veramente? Sì, questo sì. Vabbè, che la serie manga... la serie manga è un po' più particolare. Esatto. Jerry Scotti, no, purtroppo, Jerry Scotti, ve lo dico già da adesso, Jerry Scotti non ci caga, purtroppo. Ma perché non avete mai usato l'hashtag che io ho lanciato più volte? Esatto. Lux Scotti. Ragazzi, Jerry ha deciso di andare da Rovazzi, ce lo siamo giocato così. Quindi abbiamo due opzioni, o chiamare Rovazzi o chiamare Jerry Scotti. Ma per noi, chiaramente... Jerry Scotti. Ma se dico Hantic, vi triggero qualche feels? Purtroppo no, conosco soltanto di per sentito dire, non ho visto un cazzo io di Hantic. No, anch'io, solo sentito qualcosa, ma mai visto veramente, quindi non posso dire niente. The Wolf Art dice, Yuriko Tiger? Ma che Dio t'ascolti, madonna, Yuriko Tiger sarebbe... Ma chiamiamola! Ma magari! Non la conosco, cioè nel senso... Ma l'ho conosciuta anch'io, sì. Una volta che è in Italia, magari glielo si può provare a chiedere, ma è difficile, perché comunque lì devi a Tokyo. Ma non può, dai, come cazzo fa, su via, cioè... Ma quanto è bello Jigglypuff? È bellino Jigglypuff. Ti piace Jigglypuff almeno? Bellino, so di che... Giulia, prova? Dai, Jigglypuff. I miei preferiti sono Hitmonchan e Garchomp. Non sono fighi. Mi piacciono tanto. Oh. Pensavo che Hitmonchan e Hitmonlee per la ship... No, Hitmonlee è straforte. Garchomp è un cazzo di Eva 01 nel mondo di Pokémon. Ma i culi, Garchomp. Terremoto di Garchomp, sei sparito. E mi piacciono tanto anche Gardevoir, Blaziken, Seabiper, Mewile. Mi piace Tentacruel. Cloyster è straforte. Ah, io adoro i Pokémon schifo, Mach, Weezing, anche il Mach di Alola mi è piaciuto molto. Quindi guarda, seconda di quelli che io ho usato in competitivo, dico, quello è forte, quello è bello, quello è forte. Top è Wobbuffet, per me Wobbuffet spacca, è troppo, non lo butti giù, cazzo. Azzecchi la combinazione degli attacchi dell'avversario, non lo puoi battere Wobbuffet, troppo forte. Oddio. Minchia, dai, fai corpo scontro. Allora, e specchio velo. Se sì, non sbaglio. C'hai specchio velo e corpo scontro, però è troppo prevedibile. E comunque sia, a parte il fatto che puoi one shottarlo, sì. Cioè, Wobbuffet. Ovviamente quelle mosse che lui utilizza come corpo scontro o altro cosa, Wobbuffet non è così tanto forte in HP o meno. Se ti faccio... Sai che stai un po' una stronzata. Guarda, io mi fido un po' più di Giulia sui Pokémon. Allora, tu che cosa fai con qua? A parte che non sei mai visto in competitivo, quindi... Okay. Perché non lo puoi usare? È Uber. Morale della favola, tu quelle mosse come corpo scontro e quell'altra che io non mi ricordo sono sempre a bassa... priorità. Che cosa significa? Che l'altro Pokémon attaccherà sempre per primo. Ora, io ti dico una cosa, se io ho contro un Pokémon, ti faccio un esempio, che ha mosse di stato, per dirti, io il mio primo Pokémon che mando è un Skarmory, ti faccio un esempio, ok? Io ti mando il mio Skarmory, inizio a metterti le punte, inizio a metterti via le punte, inizio a metterti quello, inizio a metterti quell'altro, non ti attacco e ti distruggo senza che io ti attacchi, tu sei morto. Devi capire che il competitivo di Pokémon è molto diverso da come noi giochiamo a Pokémon in single player. Perché per dire, io ho provato a sfidare Giulia con il mio party, quello che usavo, e lei non aveva nemmeno il suo party principale, aveva un altro party in una versione Sega del suo gioco precedente, perché aveva perso i dati di quello che comunque aveva giocato di più. Mi ha spanato ma in due. L'unico che è riuscito a leggere un po' di più è stato il mio Garchomp, perché era venuto su bene
ma gli altri me li ha aperti malissimo. Cioè, Wobbuffet, a parte il fatto che se tu hai una minima conoscenza del gioco sai come counterare l'altro Pokémon, tu sai, ok, tu hai Wobbuffet, in gioco tu giochi contro una persona, cioè un NPC non pensa, tu sai che contro hai un Pokémon che ti usa mosse di stato, quindi tu usi ovviamente la mossa che va contro. Cioè, tu sai che Arcanine è un Pokémon che utilizza mosse ad attacco e non mosse speciali, e quindi tu potresti in un NPC dirlo, ma se tu hai contro una persona che sa come funziona Wobbuffet, non ti userà mai un attacco fisico. Non ho mai fatto combattimenti contro. In competitiva, ti sto parlando. Cioè, no, io giocavo a Pokémon col cavetto, tra l'altro. E che ti sto parlando, anch'io uguale. Tipo Wobbuffet... Non mi stavo permettendo di dire in competitivo, certo, perché non ho mai, cioè proprio l'ho evitata come la morte. Io sta roba delle uova, la roba che fai te, per me cioè di proprio è Leo. E figli, abilità. Non riuscirei mai a farlo, se una cosa del genere. No, ma infatti io sono ancora dell'idea che quello che mi piace lo catturo, se no... Ma sì, assolutamente. A volte manco li faccio evolvere perché mi piacciono... Poi ringraziamo il Perla per l'abbonamento. Il Perla. Grande Perla. Applauso a Perla. Simo, ma ha anche Uber, non ritrattare. Uber credo sia quel termine tecnico che si usa per i Pokémon che non possono essere usati nelle competitive. No, gli Uber sono i Pokémon troppo forti, troppo potenti. Cioè, sono quelli che sono utilizzati praticamente sempre. Garchomp credo che sia Uber, cioè non è che non possono essere utilizzati, sono forte. Mm-hmm. Garchomp credo che sia Uber, tipo Kangaskhan, la mega di Kangaskhan è Uber. Credo che siano quelli, adesso non... Ok. O sono gli... Credo, non ne sono sicura. Fermi! Che c'è? Fermi! Cosa c'è? Il Prochuan ci ha detto, invece la notizia del reboot di Shaman King annunciato per 2021, che cosa ne pensate? Io spero che faccia fare la sigla, ovviamente, a Marco Masini. Ma ne ha già fatta una perfetta. Madonna, quanto è non bella. Può fare di meglio. Quanto cazzo è bella quella sigla, ragazzi. Vi consiglio anche di leggere il fumetto, che io mi sono letto subito dopo aver finito l'anime, ed è un signor fumetto. Molto bello. Ah, ecco, Uber, leggendari e quelli che vanno oltre i 600 di stat. Uber è tier god, praticamente. Sono quelli che in competitivo sono quelli più usati, perché sono i più, obiettivamente, in un meta tu hai dei Pokémon più forti rispetto ad altri. Comunque, sicuramente io ho detto un sacco di fesserie e tu ne sai molto di più, però Wobbuffet, io mi ricordo che ha tanti... No, mi ricordo che ha tanti HP. Su questo dovresti... Sai che ci sto guardando? Credo che quello che ne ha più di più c'è... Blissey? Sì, Blissey è uno dei Pokémon con che è l'evoluzione di Chansey. Di Chansey, ok. Comunque ricordano giustamente che invece con Uber Eats lo sconto è Orion 12. Sì, per avere 12 euro di sconto sul vostro primissimo ordine. Potevo farlo! Ma sei un pirla! Ma sono un pirla! È un pirla! Primissimo ordine, vuol dire Si crea un nuovo account. Ma poi creavo un nuovo account, ma che cazzo? Un nuovo numero di telefono. Ma mettevi il mio? Cioè. Scusa, la serie. E porco! Ok, basta. Andiamo avanti. Leggi, Simone. Sigla di Luxastra scritta e cantata da Giorgio Vanni. Roll the dice, fight for your life. Allora, tanto per Luxastra no. Perché sennò è un però abbiamo un progetto. No, ma perché voi sapete, no, che certe volte Simone tira fuori delle cose durante le live che noi non sappiamo. Ok. E quando si ferma così, era anche capace di girarsi verso di me e Gian fa: guardate che ho sentito Giorgio Vanni, no? E ha detto che va bene. No, allora... è capacissimo. No. Abbiamo già la sigla per la terza stagione di Luxastra ed è una delle cose più fiche... che siano uscite fuori da un più canale cosa, più fiche secondo me di YouTube, quindi preparate proprio mi raccomando lubrificante, carta igienica, perché veramente spacca i culi. Ma non c'è Giorgio Vanni, però non ancora, però non mi dispiacerebbe provare a contattarlo, poi che accetti o meno dipende da lui, per un'altra cosa che tu sai. Ah, che io so. Bene, okay. Sole e luna, la fortuna. Buongiorno Entail, l'arrivo così... non leggo bene. Arrivo così alla fine. Mandi un poco Neo su, per favore. Non leggo più. No, troppo! L'altra leva! Ok, buongiorno Entail, arrivo così alla fine della live. Stamattina ho postato la storia con il secondo volume di Luxastra e niente, stupendo. Grazie Capitano Positivo, sono contento. Positivo. Allora...
c'è arrivata qualche altra critichina. Ci okay. sono delle, c'è un moveset con Boba Fett che è straforte effettivamente. Come su come support, diciamo, con ripeti e specchio velo è straforte effettivamente. Cioè, scusami, ripeti e salvaguardia, che ripeti ti fa ripetere la mossa dell'avversario. Quindi, okay. quindi se tu hai azzeccato la combo, esatto, ok. Tu usi una mossa di merda, tu mi usi quel cazzo di contrattacco, quello deve per forza ripetermi la mossa, e salvaguardia che rinuncia, fa in modo che agli avversari non vengano problemi, cioè a te non vengano problemi di stato. Ok, ottimo. Una cosa del genere è abbastanza forte, stavo controllando. Però mi sono dimenticato quello che stavo dicendo. Stavamo parlando di Giorgio Vanni. No, del fumetto di Luxastra. Ok. Ci sono ormai stanno arrivando tutti quelli che hanno ordinato il secondo volume di Luxastra. Ed è arrivato, a parte, vabbè, tanti feedback positivi, tantissimi, sono contento. Ancora qualche altra piccola critichina. Ste bocce così. Ci dicono che volevano più ancora più contenuto. Vabbè, ma ragazzi, non... allora, già vi abbiamo portato volume 1, volume 2, quindi sapete già, siamo partiti con il buon render. A buon render. Quindi già vi stiamo dicendo che se abbiamo portato un po' di passato di render, che probabilmente... fate uno più uno, esatto, quanti personaggi ci sono? Noi non lo diciamo, ma lo diciamo. Ci potete arrivare anche da soli, no? Esatto. Che la ciccia arriverà, e se lo dico io, la ciccia se ne intende. Però allora, diciamo che a livello di numero di tavole, più o meno i numeri di Luxastra continueranno ad essere vagamente su quelle del secondo volume. Chi un po' di più, un po' di meno. Alcuni volumi saranno un pochino più ampi, alcuni sì. volumi, ma alcuni, non tutti, quindi... facciamo sta specifica, mentre per Anime Selvagge, per il fumetto che arriverà... Anime Selvatiche, esatto, quello della Lidl, esatto. Ci saranno molte, ma molte più tavole. Ah beh, certo, perché comunque parliamo stesso di un progetto che è diverso, sì. Nasce diverso e finisce comunque diverso. Diverso, almeno tu nell'universo, certo. Ma andiamo avanti che altrimenti la gente se ne va. Ma anche perché ormai è quasi ora, deve essere quasi in chiusura. A me ancora non è arrivato il fumetto, è normale? Allora, molto spesso... è capitato anche nei vecchi ordini che qualcuno appunto facesse l'ordine ma non inserisse tutto correttamente, magari sai la via, il numero civico, queste cose qua. Ora non ti sto dicendo che è il tuo caso, Frenzy N27, però per qualsiasi domanda o curiosità, perplessità, scrivi a info@tatailab.com che rispondono sempre, sono come super it. Gentili come no, è punto com. No, sei sicuro? Sì, no, mi hai fatto un attimo. No, perché anch'io ho avuto il dubbio un attimo se era. era punto com, ragazzi. Scriveteli perché tanto tranquilli vi rispondono, non è la classica mail che vai a scrivere. Anche Ansos Dex legge così, Ansos sì, c'è un ictus praticamente. Esatto, dice punto com. Fate quello che volete, ma non fatemi mai più vedere Andros con le orecchie da elfo appiccicate, vi prego. Raga, lì abbiamo fatto un esperimento, nel senso... Quanto siete cattivi, però... Dovevamo raccontare... Allora, che cosa avreste preferito? Non sapere niente, non vedere la conversazione tra padre Calliano o Andros e Rendar? Oppure vederla in quella stanza? Perché io vi assicuro che quando abbiamo giocato, Andros ha semplicemente detto e Rendar gli dice quello che tu sai, Matt. Punto! E ci siamo detti, però così... cioè, è un po' poco! Ci sta che noi giocatori al fianco di Andros non lo sappiamo, ma verso il pubblico è un po' da pezzi di merda. Quindi che cosa facciamo? Io e Luca ci siamo sbattuti, abbiamo costruito una sorta di confessionale... Ma l'abbiamo mai fatto vedere le foto di backstage di quella non cosa? Non l'abbiamo mai fatto vedere le foto di backstage. Allora è arrivato il momento di pubblicarle su Intel. Con croccantezza, va bene. Io quelle orecchie avevano, non avevamo il mastice per incollarle, non avevamo il fondotinta per uniformarle all'orecchio di Andros. Io ho un pochino giocato in post-produzione per limitare un po', esatto, però... Esatto, abbiamo fatto quello che potevamo. Ovviamente nel caso dovessimo fare altre riprese, diciamo un po' live action... Che un po' io mi auguro anche. Anch'io. Lì, allora facciamole subito. Lì sarà ben diverso. Chiameremo truccatori professionisti, costumisti... in modo da rendere ancora più giustizia. Dovete capire, ragazzi, che noi stiamo con Luxastra navigando a vista. Nessuno ha mai fatto una cosa come questa. Critical Role è quello che è molto parallelo a noi.
ma stanno andando verso altri lidi, altre cose. Noi stiamo facendo qualcosa di montato che ovviamente richiede degli impegni diversi, abbiamo delle facilitazioni diverse, ma anche degli ostacoli diversi. E siccome non stiamo cercando un attimo di capire passo passo che cosa dobbiamo fare, ovviamente improvvisiamo. E ovviamente l'improvvisazione non sempre finisce bene, ma l'importante è comunque migliorarsi giorno dopo giorno e costruire come un castello di carte, costruire giorno per giorno, era... Ok, ma soprattutto io adesso approfitto... Aspetta, io voglio... Io non vedo l'ora, dobbiamo fare in modo, e io lo dico da Team B, che Gabriel faccia una scena bella da fare in live action perché io voglio dipingerlo di verde. Sì, sono d'accordo. Però voglio anche il backstage dove si vede, sì, che lo dipingiamo, certo, di verde. Con quelle mani con i pennelli. Perché lui spavaldissimo, no, ha la storia a petto nudo, sì, bene, bene, allora bene. Lo dipigliamo, lo dipingiamo di verde. Ciao Gabriel. Che ci segue sempre da casa. Però lui è d'accordo su queste cose, non sul depilarsi, però vabbè, quello lo facciamo a forza, project leader. Comunque spezzo una lancia un attimino a favore delle vecchie stagioni. Io vi dico soltanto che oggi godiamo di una di un privilegio incredibile. Abbiamo un ufficio tutto nostro, molto grande, abbiamo 86 metri quadri di ufficio, cazzo. Abbiamo un set, abbiamo una regia, abbiamo un set per le live che è anche un salottino, che è questo qua. Abbiamo una zona bar, faremo una zona con... Vabbè, quasi, è finita la zona bar, dai. Avremo la zona green screen con il set fotografico e tutto. Insomma, è un bel posto. Ma la prima stagione l'abbiamo girata... che praticamente una volta a settimana dovevamo andare al Nemix, che sta dall'altra parte di Milano, e ogni volta allestire il set e, come si dice, smontare il set, ogni volta, quindi portare la strumentazione, da volta che ti dimentichi anche solo una scheda, bestemmi e poi vai e ritorni. Giulia e Simone si ricorderanno il mio nervosismo mentre ogni volta io dovevo montare e poi smontare il set, perché per il PC me ne occupavo io, perché non avevamo Luca. Esatto. Quindi io dovevo andare lì, sistemare il PC, controllare che tutto funzionasse, e poi quando sarà mi spostava le camere e tiravo giù. Mamma, abbiamo avuto una marea di complicazioni. Nella seconda stagione abbiamo, diciamo, livellato un pochettino, perché avevamo sempre... Beh, un pochettino, comunque c'è stato un aumento. Avete visto voi che comunque tra la prima e la seconda stagione, sia a livello audio, video, esatto, tutto. Abbiamo anche cominciato a investire notevolmente, e avevamo un set che c'era stato concesso da Pepegas, però avevamo 3 mesi e noi in 3 mesi dovevamo fare tutto. Quindi abbiamo allestito un set, non dovevamo smontarlo ogni volta, ma avevamo il forte limite che era soltanto per 3 mesi e soprattutto non era grande come questo, era una stanza. Era una stanza leggermente più grande. Era circa 5 metri e 20 per 5 metri e qualcosa. Esatto, e sì, non era facile, non potevamo dare profondità. Con il soffitto alto 1,80 m. Sì, cioè, perché Luca io stava così. Io ho il soffitto da così. Esatto. Oggi godiamo di un privilegio, quindi cercheremo di alzare sempre l'asticella, sempre, e se ci saranno situazioni live action, esatto, le faremo, cioè con croccantezza, però non criticateci tanto su queste cose. Ma sotto cose. C'è lo yodel dei Sims. Dai, arriviamo alla sesta stagione che è proprio live action, la sesta stagione è direttamente ma live action. Ma a me piace la sesta stagione di... Canon ormai. Non ho nascosto che vogliamo aprire anche un Kickstarter, non per fare una stagione successiva, ma per potenziarla. Certo. E all'interno del Kickstarter magari metteremo un goal per inserire anche delle scene live action fatte come Cristo. No, però l'idea di un LARP ambientato a Luxast non mi dispiace per un cazzo. Chissà, magari un giorno, in collaborazione magari con qualcuno che sa già fare. Chissà. Perché no? Perché che no? Noi ovviamente non c'è che ci buttiamo su cose che non sappiamo fare. Assolutamente no. Ho ridetto assolutamente. Se farete la scena live action sul passato di Galgit, vi prego fatela con Gian, con il trucco del parrucco cotto biondo. Ed il pacco cotto poi... biondo, ma lasciategli la barba tipo... Ma che cazzo è? Ma... No, mi oppongo. Mi oppongo anch'io, ma prima di tutto. No, non si può fare. Raga. Ma proprio, ma anche no, cazzo. Ma sono le 3, ragazzi. Siamo arrivati al momento. 15. Le 15. Ok, siamo arrivati verso la fine. Non andate via! Non andate via! Nuovi abbonati. No, non me lo dica, mi lasci indovinare. Perché noi vi lasceremo in compagnia di.
Non lo so, scopriamo. Di Sara, di nuovo? Di Sara, ci abbiamo Sara in live. So, guardiamo, controlliamo, cerchiamo. Cerchiamo un attimino. Vediamo un attimino. Apriamo il canale entale. E vediamo chi c'è fra i friends. E nel frattempo io vi ricordo che appunto... ci sono gli hashtag Sanguinorum, Intale, Lux Astra, Anime Selvagge per tutte le rispettive fanart che mostriamo durante il giovedì, quando c'è appunto il giovedì R. Vi ricordo anche che oggi sul secondo canale youtube.com/IntaleTV, come di consueto, verranno ricaricate le live dopo 48 ore, visibili a tutti, e quindi alle 18.30 ci sarà l'episodio 4 di... Che cosa è successo? È morto Gian nel frattempo. L'episodio 4 di Augusta Sanguinorum, hashtag Sanguinorum. Vi ricordo che torniamo lunedì con l'appuntamento solito, sempre dall'una alle tre. Questa volta dovrebbe tornare anche Camilla con l'esibizione bardica. E detto questo, basta. Noi vi lasciamo nelle fantastiche mani della bellissima Sara, Curo Lili. Bellissima e bravissima. Vomitatele in chat da parte nostra. E credendo Vides... Io comunque voglio fare cedere questo strapotere di anche vomita. Ogni tanto dovreste spammare anche altro. Anche altro. Anche altro. Allora facciamo... Un Boris che fa il facepalm. Boris che fa space palm. Fa space palm. Nello spazio, vai. Un Boris. Tanti Boris per Sara. Esatto. Quindi vai. Signori, vado, raido. 3, 2, 1, raid. Ciao. 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 Ciao.